anche metà degli esibimenti che sono stati organizzati per qualche tempo. Ci vediamo al Cinema Galleria martedì 28 aprile alle 18. Buonasera, vi do il benvenuto a questo incontro del Movimento 5 Stelle. Ci sono qui degli eletti in Parlamento, dei cittadini. C'è Mario Di Stefano, Maria Elena Spadoni e Emanuele Scagliuzzi. Stasera volevo parlarvi del programma, in realtà non vi parlerò né del programma per Bari né di nulla. Noi come Movimento 5 Stelle vogliamo fare una cosa semplicissima, la rivoluzione della normalità. Noi siamo qui non per cambiare il mondo, ma per cambiare questa nazione, ma per far sì che questa nazione diventi una nazione normale, perché credo che ci siamo oramai stancati tutti di vedere i nostri soldi buttati in opere inutili, e a Bari abbiamo visto tutti, un esempio eclatante su tutti, le fontane del lungomare. Erano accese e costavano 100.000 euro l'anno di manutenzione. Ci siamo stancati di aspettare alle fermate degli autobus, autobus che non arrivano mai. Ci siamo stancati di dover pagare per mandare i nostri figli negli asili, perché quelli comunali, quindi pagati dai nostri soldi, hanno degli orari che non consentono alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano possono usufruire. E proprio per queste cose, alcune volte vedo loro in Parlamento, io li vedo spesso, devo dire una cosa, loro stanno facendo un lavoro stupendo, perché non sono politici e sono là, nella terra dei lupi. Mi sembra di vedere i cristiani nel Colosseo che combattono contro le leoni. No, no, veramente, stanno facendo un lavoro... No, peggio dei credetori. Perché quelli si difendevano. Non avevo dubbi. Quindi vi stavo dicendo, sto vedendo questi ragazzi che veramente si stanno impegnando, ma anche noi nella nostra città, noi, il nostro gruppo è presente sul territorio sin dal 2007, noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo combattuto il malcostume di questa amministrazione, perché non è possibile che oggi le famiglie in difficoltà vadano a pagare una TARES che è aumentata rispetto a due anni fa praticamente del doppio, perché noi abbiamo degli amministratori incompetenti che non sanno come si fa la raccolta differenziata. Che questo è quello a cui i cittadini devono puntare. Un voto dato al Movimento 5 Stelle non è un voto dato a una persona, è un voto dato a un'idea. Questa è l'idea del Movimento 5 Stelle. Quindi, quando andate a votare, pensate non a noi, perché la nostra, io ho 53 anni, lo dico sempre, la nostra è la generazione che ha distrutto questa nazione, perché è la generazione che ha vissuto tutta una serie di compromessi, abbiamo regalato i nostri voti, abbiamo venduto i nostri voti, abbiamo fatto di tutto e di più. Però pensiamo ai nostri figli e pensiamo, per chi è già più avanti con gli anni, ai nipoti, perché è l'unica possibilità che abbiamo. Il Movimento 5 Stelle è l'ultimo treno che abbiamo. Passato questo, come dice Grillo, forse è meglio se emigriamo, perché questa nazione indubbiamente non ha futuro. Negli ultimi 20 anni, lo dicevamo ieri sera ad un incontro sulla scuola, questa classe politica ha tagliato 20 miliardi di euro all'istruzione. Questo è quanto di più folle si possa fare. Dopodiché ci siamo andati a comprare gli F-35, 135 miliardi di euro, sbaglio? No, 90 cambia poco. Andiamo a fare una TAV da 22 miliardi di euro. Sosteniamo una guerra in Afghanistan, che è una cosa folle. Per cui, signori, pensiamoci tutti e cerchiamo veramente di votare per noi stessi. Votate sempre per i cittadini. Adesso do la parola a loro, che forse... Comincio da lei. Prima le donne. Prima le donne. Partiamo dalle donne. Okay. Ciao. 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 Tutto bene? No, più o meno. No. Un po' male. Allora, io mi presento, sono Spadoni Maria Edera, ho 34 anni, sono di Reggio Emilia e sono nel Meetup dal 2007, mi sono poi candidata nel 2010 nel mio consiglio comunale e nel 2013 eccomi qua, deputata
per il Movimento 5 Stelle. Onorevole. No. E, beh, chiaramente abbiamo fatto tante cose sia alla Camera che al Senato. Ci sarebbero tantissime cose da dire, io per oggi vorrei concentrarmi su una cosa, perché noi siamo partiti dal territorio e ci siamo ampliati e c'è un appuntamento molto importante oltre alle amministrative a maggio, e queste sono le europee. E le europee che appunto avremo anche a maggio. E a volte sull'Europa si pensa che sia effettivamente un qualcosa di lontano. Magari voi lo vedete quando prendete il trenino finanziato dall'Unione Europea che dall'aeroporto di Bari vi porta a Bari Centrale, io l'ho preso ieri mattina. Però sembra comunque un discorso lontano, un qualcosa che alla fine non interessa a molti. Invece interessa per un semplice motivo. Noi ci ritroviamo ad avere nel Parlamento italiano dei burattini e le decisioni fondamentali per il nostro paese e anche per altri paesi si fanno più su a Bruxelles. Questo l'abbiamo visto 3 anni fa quando nel Parlamento italiano ha deciso di adottare il Fiscal Compact, e questo chiaramente l'ha voluto l'Europa, e questo l'abbiamo visto quando quando dei parlamentari che dovrebbero rappresentarci e dovrebbero pensare al nostro bene hanno deciso di aderire al MES. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi dall'anno prossimo avremo più o meno 50 miliardi all'anno da ridare, da dare, per abbassare il nostro debito pubblico. Al momento ce l'abbiamo più o meno al 120%, entro 20 anni dobbiamo portarlo alla soglia del 60%. Questi 50 miliardi influiscono su tutti noi. Perché? Perché da una qualche parte dovranno tirarli fuori. Già fanno fatica a tirare fuori 4 miliardi per coprire l'IMU, da dove li tireranno fuori? Normalmente i due salvadanai italiani, e l'abbiamo visto tutti. C'è qualche telefono? Ci sono un cellulare, bisogna sentire. Il microfono è acceso. È passato. Dicevo, normalmente i due salvadanai dell'Italia sappiamo perfettamente tutti quali sono. Il primo è l'istruzione e il secondo è la sanità. Quindi questi c'è qualcuno? Un sabotatore. Di qua vicino che sta cercando di sabotare, sono cellulari accesi qua dietro dall'altra parte del muro. Non sanno che fare, sono disperati. Disperati. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi a un certo punto avremo dei tagli alla sanità, e la sanità riguarda tutti noi. Se la sanità smette di essere pubblica, vuol dire che noi non avremo più diritto a curarci. Io ho vissuto un anno negli Stati Uniti, mi sono diplomata negli Stati Uniti e ho visto con i miei occhi cosa vuol dire non avere una sanità pubblica. Vuol dire che se tu hai qualcosa e non hai un'assicurazione privata, tu non vieni curato. Vuol dire che se hai qualcosa e hai un'assicurazione privata, molto spesso le assicurazioni private cercano in un qualche modo di dire no, però aspetta, tu sei un fumatore, quindi probabilmente dovevi avere qualcosa, dovevi pensarci prima. Quindi la sanità è qualcosa di fondamentale. Noi al momento abbiamo al cappio, cioè abbiamo proprio al collo questo cappio. Allora qual è la soluzione? La soluzione prima di tutto è andare in Europa e andarci in tanti. In secondo luogo andare in Europa e dire signori, qua dobbiamo rivedere gli accordi. Dobbiamo rivederli, perché se io pensavo all'Europa, io ho fatto anche l'Erasmus, io ho vissuto all'estero tre anni, e se io penso all'Europa, per me l'Europa era quella dell'Erasmus. Io sono laureata in lingue e letterature straniere, sono germanista, ho fatto 12 mesi all'Università di Dresda e quello è stato grazie all'Erasmus. Il mio concetto dell'Europa era un concetto, era un'idea di Europa dei popoli,
Europa solidale. Ma se questa Europa doveva essere solidale, e poi mi ritrovo che negli anni 90 gli interessi sul debito pubblico che noi dovevamo pagare erano al 10% rispetto invece a quelli di Italia, di Francia e Germania che erano al 3%, chi è che ha deciso che quegli interessi dovevano essere più alti per noi italiani? Perché ci sono alcuni paesi che stanno pagando di più questa Europa? Quindi quello che dovremmo fare è andare, dire: noi questa Europa non la vedevamo così. Il Movimento 5 Stelle non è contro l'euro o euroscettico. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe fare però una riflessione, che vuol dire parlare con economisti che pro euro, parlare con economisti che invece sono contro l'euro e informare i cittadini. Noi abbiamo fatto un qualche convegno, è stato bellissimo, cioè vedevate questi economisti, questo gruppo da una parte e gruppo dall'altra, e c'erano veramente coltelli metaforici che passavano da una parte all'altra della sala, con noi chiaramente come spettatori. Quindi ripensare proprio ad un'Europa veramente diversa. Quindi bisogna andare e dire che noi abbiamo bisogno di tempo, che l'Italia al momento non si può permettere di avere maggiori tagli. Cioè noi non ce lo possiamo permettere. Molto spesso anche a livello di media, questi media meravigliosi che quando c'è, ogni volta che c'è un nuovo presidente del consiglio, cosa fanno? Iniziano a parlare di spread. Ma lo spread è abbassato. Cioè, è entrato Letta, lo spread si è abbassato e tutti, grandissimo, allora, i mercati ci vogliono bene. A volte mi chiedo, ma a noi interessa di più avere lo spread più basso oppure avere dei posti di lavoro? Francamente fra le due devo dire che l'italiano è più interessato ai posti di lavoro. E quindi bisogna andare e dire: noi dobbiamo rivedere gli accordi. Noi non siamo politici, come ben sapete, quindi non stiamo qui a parlare del fatto che ci sarà una ripresa. Sono anni che dicono che ci sarà una ripresa, poi se invece si vedono effettivamente le analisi, noi molto probabilmente fra 3-4 anni saremo come Cipro. Questo è un bagno di realtà che vi do, perché appunto non essendo politica io non devo dirvi ah no, ma andrà tutto bene, perché non andrà tutto bene, dobbiamo fare delle scelte drastiche. E quindi io chiaramente lascio poi la spazio alle vostre domande. Sono sicura che questo appuntamento con l'Europa sia fondamentale. E la cosa più importante per noi è che i cittadini siano partecipi della vita sia nel territorio che anche della vita nazionale. Noi ci stiamo vedendo passare dei decreti che non pensano al cittadino, pensano a togliere 22 milioni di euro a Sogenia di multa che doveva pagare, pensano ad abbassare da 2 miliardi e mezzo a 600 milioni una multa per i concessionari di slot machine e gioco d'azzardo, pensano a mantenersi i privilegi. Noi abbiamo visto questo, e noi 160 lì dentro possiamo anche fare la guerra lì dentro, ma se non c'è il cittadino consapevole non vale nulla, perché il cambiamento deve essere soprattutto culturale. Quindi il consiglio che io vi do è di riappropriarvi proprio del territorio, cercare di essere più partecipi possibili, perché dobbiamo riprenderci questo paese. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Lo so, è anche te. Come va? A posto? Peggio di prima. No, ma da. Se partire da sempre male, ovvio. Va bene, siamo più informati di prima. Dai, va bene. Intanto qui in piedi c'è qualche sedia, vedo qua ce ne sono un paio, qua ce n'è qualcun'altra. Dunque, mi presento, Maglio Di Stefano, sono in Commissione Affari Esteri e Comunitari, ho 32 anni e sono ingegnere informatico. Vi racconto un po' quello che sta succedendo, no? Avete visto in questi giorni e in generale in questi 11 mesi le notizie sono di ogni tipo, no? Passiamo dall'essere di estrema sinistra all'essere di estrema destra, eversivi, violenti, fascisti, qualunque cosa. Voi siete gli stupratori, non noi. E io in realtà
realtà quello che sta succedendo realmente è che li stiamo spiazzando perché non sono abituati, non ce la fanno a seguirci, non capiscono. È un fenomeno che li stordisce da ogni punto di vista, sia perché non sono abituati ad avere qualcuno in Parlamento che va a leggere davvero le carte, capisce quello che c'è scritto e contrasta quello che c'è scritto, e loro spesso non sanno contrattaccare perché loro che le hanno presentate non le hanno mai lette. Quindi ci troviamo a volte realmente a parlare con colleghi alla Camera e dire: ma scusa, ma questa cosa è palesemente una cazzata, perché cioè non puoi fare così. E lui che magari è lo stesso presentatore di quell'emendamento o di quella legge ti dice: ma non è così veramente, aspetta che chiedo al legislativo. C'è questo meccanismo malato per cui loro sono stati abituati, specialmente negli ultimi 20 anni, da quando la decretazione urgente è diventata la normalità sotto i governi, l'ultimo Berlusconi e poi anche Monti e ora anche Letta, sono stati approvati qualcosa come 400 decreti legge, quindi sostanzialmente il Parlamento non ha più lavorato nelle ultime 3 legislature, questa è la 4ª che verrà, sarà identica, perché si è instaurata questa sorta di dittatura governativa, come la chiamo noi, per cui non si fa più nulla in Parlamento perché si aspettano i decreti legge. Tutto questo non sarebbe possibile perché è incostituzionale, non perché lo diciamo noi, perché un decreto è appunto di urgenza, quindi se c'è un terremoto stanzi soldi con un decreto. Se devi togliere le province fai un normale disegno di legge, non serve mica un decreto. Però per garantire la regolarità di questa cosa servirebbe un Presidente della Repubblica. Non buono, basterebbe averlo. Perché tutto il merito del fatto che io non lo stimo né umanamente né nel ruolo che ricopre, ma non l'abbiamo proprio, perché ci fosse una cosa che non gli sta bene, dico, anche nel delinquere uno ha i suoi ideali, no? Dice meglio questo di quello, lui invece tutto, prende qualunque cosa, non c'è problema. Ora avete visto le ultime perle che ci ha regalato, noi abbiamo messo in stato di accusa, chiaramente la commissione alla Camera ha insabbiato subito tutto, perché chiaramente questo Presidente della Repubblica è l'unico che può garantire un sistema così marcio. Allora, l'ultima perla che ha fatto, Renzi è andato a portargli questa squadra dei ministri, ora io li conosco quasi tutti perché questi giovani del PD ce ne hanno parlato così tanto che ormai si conoscono, non ce n'è uno buono di quelli che ha messo in squadra dei ministri, è partito subito col piede giusto. Però una persona giusta l'aveva scelta in effetti, dobbiamo dargli merito di questo. Gratteri, che era il ministro della giustizia, una persona seria, un magistrato, solo che questo qua aveva una colpa incredibile. Gratteri aveva detto tante volte che per lui una prima riforma necessaria è eliminare i condannati dal Parlamento. Non sia mai. È arrivato a Napolitano, giustamente Renzi con fogli dei ministri, ma ha visto solo mai Gratteri, gli ha preso un infarto, cioè non è possibile mai, perché poi dobbiamo rifare tutto il Parlamento altrimenti. E allora subito è uscito dalla consultazione con Napolitano con un nome che, guarda caso, è un figlioccio di Berlusconi. Ah, bene. Che tra l'altro invece dalla sua parte l'unica dichiarazione che ha sulla giustizia è: puntiamo sull'indulto, quindi è perfetto perché chiaramente ne abbiamo da far uscire. Quindi a parte gli scherzi, che poi scherzi non sono, anche se fanno ridere, la situazione è surreale. La situazione è surreale perché si rendono conto per la prima volta, oltre a quello che avevo detto, ovvero che c'è chi studia finalmente le cose che loro fanno e le contrasta, c'è una vera opposizione. L'hanno anche dichiarato la Boldrini in quella trasmissione con Fazio, che ha veramente dell'incredibile, cioè andrà studiato, lo studieranno in futuro sicuramente, nei libri di storia ci sarà, perché è un insieme di menzogne così ben costruite, anche se poi lei non è una brava attrice, quindi si è capito che diceva stupidate. Ne ha messa una incredibile, che è stata l'ammissione, cioè normalmente poi a un certo punto si fermano questi, ma noi no. E questo l'ha mandata al manicomio, perché il PD fino ad ora, i nostri vicini di sala, il PD fino ad ora ha fatto sempre ostruzionismo, ma non troppo. Quindi sono arrivati sempre lì, hanno detto: facciamo un po' di ostruzionismo. Poi quando la situazione era già chiara e la stampa poteva dire che il PD aveva fatto ostruzionismo, interrompevano tutto, così, fatta per tutti, e andavano a casa felici. Hanno trovato un gruppo, il nostro, che arriva invece, trova un decreto che fa schifo, perché quello del decreto IMU Banca Italia, tra l'altro non crediate che sia un'eccezione, il metodo è sempre lo stesso, metti la cioccolata con l'etame, così se vuoi mangiare la cioccolata devi mangiare anche l'etame. Infatti mettono sempre nei decreti IMU e Banca Italia, mettono province e il TAP, mettono il femminicidio con altre porcate, le mettono sempre accoppiate, così che ti possono attaccare se fai ostruzionismo.
perché poi la stampa dice soltanto questi qua vogliono far pagare lingua agli italiani. A parte che è sbagliato anche nel merito, perché poi anche se dovesse decadere, basta che l'indomani il Consiglio dei Ministri fa un altro decreto solo sull'IMU, in 24 ore glielo approviamo e abbiamo risolto tutto. Quindi è anche nel merito è sbagliato. Detto questo, si sono trovati un gruppo che è riuscito a portare con l'ostruzionismo a oltranza giorno e notte, fortunatamente siamo giovani per quello, infatti il limite dei due mandati è fisiologico, non è mica uno stato. È riuscito a portare a un'ora dalla scadenza del decreto. A un'ora dalla scadenza del decreto significa che saremmo riusciti al nostro obiettivo. Dall'altro noi avevamo ancora altre 124 ore di ostruzionismo da poter fare, sapete che l'ostruzionismo è dettato dal calendario, poi proprio nel regolamento è regolamentato, quindi poi sappiamo già da subito quante ore potremmo durare. A quel punto hanno capito che facciamo sul serio, come se non fossero passati 11 mesi di ostruzionismo su tutto praticamente, e quindi hanno fatto un patto, quello è stato un patto, non mi fate dire che tipo di patto è, perché siamo ai limiti della delinquenza vera, con la Boldrini, ovvero... Io ti metto il famoso emendamento Salva Sel, che è quello che ripesca l'ultimo partito all'interno della coalizione, nella nuova legge elettorale, e Boldrini tu ti macchi del crimine maggiore contro la democrazia degli ultimi 50 anni di Repubblica, e così è stato. Quindi la Boldrini è entrata in aula, ha utilizzato la ghigliottina che non è prevista dal regolamento della Camera, quindi un'altra stupidata che ha detto da Fazio, non esiste, non c'è, se guardate il regolamento della Camera, l'ho data anche online tra l'altro, non c'è. L'ha applicato, ha fatto una votazione in 3 secondi circa, quando noi avevamo deciso di dargli l'ultima possibilità, perché c'era Danilo Torinelli, con il regolamento alzato, che chiedeva la parola per chiedere ufficialmente che si dividessero il decreto in due parti e si votasse separatamente. Così avremmo votato ok per l'IMU e contro il Banca Italia. Ha ignorato tutto, se vedete la Boldrini fa un blitz, entra a testa bassa, apre la votazione, chiude la votazione e scappa. Quindi giustamente un cittadino onesto che si trova davanti a un furto di 7 miliardi e mezzo in una scena del genere si scalda un attimo, nonostante tutto siamo semplicemente scesi giù nell'emiciclo a mani alzate con il bavaglio, chiaro qualcuno urlava qualcosina, però vabbè, dettagli rispetto a quello che succede lì dentro. Ci hanno massacrato i fascisti, i violenti, quello che vi pare, e io, che tra l'altro io ero a Strasburgo in quei giorni, non ero alla Camera, perché io e Edetera siamo nel Consiglio d'Europa, delegati del Consiglio d'Europa, e c'era la sessione plenaria del Consiglio d'Europa, quindi ho seguito tutto questo io dai video su internet, no? E questa scena che si è verificata, io mi piace paragonarla a questo, è come realmente... Se voi tornando a casa trovate un ladro dentro casa vostra che vi sta svaligiando la casa, per la prima volta, nonostante siete più deboli, trovate il coraggio di inseguirlo fuori di casa vostra per fermarlo, arrivate a un metro dal ladro, un poliziotto vi fa lo sgambetto. Questo è quello che è successo, perché la Boldrini è colei che dovrebbe garantire il diritto alle opposizioni alla Camera. Significa che anziché, piuttosto doveva fare lo sgambetto alla maggioranza, secondo la regola. Quindi io vi chiedo, la violenza è stata quella nostra che siamo andati lì a protestare pacificamente o chi permette, grazie alle sue azioni, il disastro del paese da 20 anni? In Italia un imprenditore si ammazza ogni 2 giorni e mezzo, qual è la vera violenza? Io credo che sia questa, ben più grave di scendere e manifestare con le mani. A chi mi dice, voi così prestate il fianco, comunque, alla strumentalizzazione mediatica, vi faccio un esempio, io ero a Strasburgo, secondo Francesco Merlo di Repubblica, l'editorialista più famoso di Repubblica, nell'editoriale, io ero in aula a scalciare, urlare e alzare, e un altro mi ricordo cos'era, scalpitare, una roba del genere. Ho mandato la rettifica, addirittura per dire, sono stato anche gentile, che potevo denunciarlo direttamente. Ho mandato la rettifica e ho detto, scusate, veramente ero a Strasburgo, c'erano le votazioni pure. Lui doveva mettermi in pari visibilità, secondo la legge della stampa, mi ha messo in 26esima pagina di Repubblica la smentita, aggiungendo un commento, ragazzi, io me lo sono stampato, meraviglioso, aggiungendo un commento, non so, un giornalista lui teoricamente, non so dove fosse Di Stefano fisicamente, in che altre forme possa esserci non lo so, resta il fatto che è un violento, e a quel punto l'ho denunciato ovviamente, però dico, questo è il livello dell'informazione italiana, quindi non pensate questi, non facciamo questi ragionamenti, se facciamo così ci strumentalizzano, se facciamo colà non ci strumentalizzano, loro lo fanno a prescindere, noi dobbiamo semplicemente veramente andare oltre questi ragionamenti, fare quello che è giusto fare, punto, sempre. Una persona onesta non si chiede se quello che fa
causa qualcosa contro la propria immagine. Se è giusta la fa, appunto. Quello che succede è la conseguenza che devi pagare se sei onesto. Va benissimo. I migliori personaggi italiani, quelli onesti davvero, hanno pagato pure con la propria vita a volte. Io penso sempre da palermitano a Falcone in Borsellino quando faccio qualcosa... Abbiamo tutti quanti insieme il coraggio di fare sempre la scelta giusta, di puntare all'obiettivo e andare dritti come i treni, perché avere sempre la schiena dritta e poter camminare a testa alta ci garantirà un futuro migliore. Facciamolo tutti come comunità, partiamo da quelle piccole, quindi quelle locali, quindi Bari in questo caso, ma tutti i comuni in questi giorni siamo stati a Noce, Cellino, e l'ho detto a tutti chiaramente, ogni piccola comunità è una goccia di questo mare che dobbiamo però costruire insieme. Ognuno di noi faccia la propria parte e sono sicuro che a maggio, ma in tutti in tutte le tornate elettorali, ma soprattutto in tutti gli eventi di società che abbiamo nei nostri comuni, nelle nostre zone, riusciremo veramente a cambiare le cose. Facciamolo insieme e vinceremo sicuramente. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, ve lo saluto anch'io, come va? Mare è cambiato. Con Emiliano malissimo. Ma voce te calma. Allora, io sono Emanuele Scagliusi, sono in commissione affari esteri, orgogliosamente pugliese, tipo di meno male. Sono tipo di Della Mare, ma ho frequentato spesso Bari sia per l'università che anche insomma, per altre vicissitudini, quindi insomma, mi sono sempre chiesto, venendo a Bari, come mai tutti questi problemi endemici che ha la città, come diceva prima ad esempio Enzo, quando il pullman dell'AMTAB arrivava in ritardo, non c'era o passava casualmente, cosa stesse facendo l'amministrazione in quel momento, oppure... quando ci sono problemi nelle periferie della città, quando vedevo insomma sulle prime pagine dei giornali questi atti di violenza che succedono, chi stesse lavorando per il paese in modo positivo. E oggi vedo insomma in prima fila anche queste facce che si propongono per Bari, propongono di migliorare questa città, ragazzi giovani, incensurati, questo è il loro merito, è anche strano risultato in provincia, perché fa un po' carriera chi non è proprio incensurato, ma magari ha qualche condanna, come ad esempio Berlusconi, che si ritrova a fare la legge elettorale insieme a Renzi, il nuovo che avanza. È avanzato. Allora, io mi sono sempre chiesto perché i cittadini non si incazzassero di queste situazioni, non si arrabbiassero di queste situazioni che non vanno in città, ed è nata in realtà la risposta è il Movimento 5 Stelle, sono dei ragazzi che discutono tra di loro e cercano delle soluzioni logiche per la propria città. L'ho fatto anch'io a Polignano, infatti dietro vedo anche i ragazzi di Polignano che sono venuti a trovarci, loro continuano adesso lì a fare i portavoce, loro continuano a Polignano a discutere dei problemi, a proporre soluzioni, a proporre la loro visione alla comunità di Polignano, e così nasce insomma questo movimento in tutti i comuni, così c'è qui anche a Bari. Ho dato un'occhiata al vostro programma elettorale che è bello denso e pieno, diceva Enzo, quasi una trentina di pagine, piene di temi, di argomenti che voi avete discusso in piazza con i paresi, con i cittadini, nel meetup, programmi che vengono da chi conosce i problemi perché li vive tutti i giorni. Cioè la soluzione ai trasporti trovata da chi ha perso il pullman quel giorno, l'autobus perché non è passato, da chi si reca all'ospedale e trova una lunga coda al pronto soccorso oppure ha vissuto disservizi nella propria vita, chi va per fare un esame ad esempio in ospedale e trova una coda di 3 mesi e poi magari gli viene detto però se vai dal privato e paghi ti sbrighi subito. Queste sono cose che non dovrebbero esistere, sono una deformazione che la politica ha creato per poter guadagnare sempre posti, insomma, posti di potere, così a tutti i livelli, dal livello comunale a livello nazionale. Adesso qui a fianco, visto che ci sono le primarie del PD, le finte, le ennesime finte primarie, perché le ultime primarie del PD che hanno deciso? Decidono chi è il leader, chi è la faccia. Ma la squadra di governo, quella di Renzi, e così come quella precedente,
non cambierà molto, non cambierà molto perché, come dice anche Maglio, la maggioranza che sostiene il governo Renzi è la stessa che ha sostenuto il governo Letta, è la stessa di Monti, quindi Renzi cosa può fare di diverso da quello che ha fatto Letta, da quello che hanno fatto Monti? Tempo. Ubbidiranno entrambi ai diktat che arrivano dall'Unione Europea, saranno costretti, sarà costretto a tagliare prossimamente sulla sanità, sulla scuola, sulle pensioni, che sono sempre il portafoglio da dove lo Stato preleva fondi quando c'è necessità. Col Fiscal Compact dal 2016, per i prossimi 20 anni, lo Stato dovrà accantonare 50 miliardi all'anno. Se pensate che, come spiegavo prima Maglio, per 4 miliardi di IMU, tre governi ci hanno messo mani, quello Berlusconi, Monti e Letta, senza riuscire ad abolirla completamente, 4 miliardi, come faremo a trovarne 50 all'anno? Chiuderanno sempre, insomma, i servizi sociali. È qui che voi vi dovete difendere, dovete cominciare a difendervi sin da adesso e sin dal comune, perché è nel comune che si decide della vita o della morte del cittadino, nel senso che è il sindaco che decide se fare un inceneritore o un asilo nido per aiutare le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori. È l'amministrazione comunale che decide sui trasporti e sulla viabilità, quindi vi costringe a prendere l'auto o può costringervi a prendere la bicicletta in modo da risparmiare e guadagnarci anche in salute. È l'amministrazione pubblica che gestisce il e qui a Bari, come ha detto Anzo prima, pagate una bella TARES. La raccolta differenziata non sembra funzionare un granché da 25%. Da Turino, 25% ufficialmente, ma per le strade io vedo un po' di rifiuti. È illegale a Bari. Allora, le soluzioni ci sono, le soluzioni sono in questo programma, le soluzioni sono quelle del Movimento 5 Stelle. Per la raccolta differenziata c'è la strategia rifiuti zero, una strategia che permette al comune di guadagnare soldi dai rifiuti. Perché i rifiuti non sono un problema, i rifiuti sono una risorsa, i rifiuti vanno riciclati, riutilizzati e portano vantaggio alle casse del comune, che può abbassare la tassa ai cittadini. Come si abbassa? È già legge, per legge si può già applicare la TIA, che è una tariffazione puntuale, cioè uno più produce rifiuti differenziati, quindi materie prime e secondarie che vengono rivendute, meno paga di tassa sui rifiuti. Voi attualmente la TARES la pagate sulla dimensione della casa, quindi la pagate tutti in modo standard, chi fa la raccolta differenziata e chi non la fa ha lo stesso premio di vedersi la tassa aumentata. Sono queste le piccole innovazioni che bisogna portare in un comune, bisogna far tornare di moda l'onestà, bisogna che il comune sia una casa di vetro. L'amministrazione deve essere trasparente, deve mettere tutti i dati, tutti gli stipendi dei dirigenti, tutti i bandi, tutte le assunzioni sul proprio comune. L'albo pretorio l'hanno bloccato. L'albo pretorio è bloccato, perfetto. Allora vi do un compito a casa. Noi l'abbiamo fatto per Polignano, c'è un sito web del governo, del ministeriale, la bussola della trasparenza, in cui basta inserire l'indirizzo web del sito della propria amministrazione e si verifica se i parametri per la trasparenza sono rispettati o meno. All'epoca nel nostro comune a Polignano su 65 quelli rispettati erano zero. Allora noi cosa abbiamo fatto? Da attivisti abbiamo fatto un esposto e si sono dovuti adeguare in alcune cose. Adesso il sito non è migliorato totalmente, ma qualcosa c'è già, si comincia a parlare di trasparenza, è un problema che loro devono affrontare, quindi siamo col fiato sul collo sull'amministrazione. Non so ad esempio il sito di Bari adesso quanti di questi parametri rispetterà. Magari chiediamo allo sceriffo Emiliano cosa ci risponde. Poi, insomma, insieme al tema dei rifiuti che sono una risorsa c'è anche il tema dell'acqua. Noi in Puglia sappiamo che periodicamente c'è questo problema della siccità e una delle promesse, me lo ricordo ancora, che fece Vendola in campagna elettorale era quella di ripubblicizzare l'acquedotto pugliese, invece cosa ha fatto? Sono passati tutti questi anni, l'acquedotto pugliese è ancora una SPA. Nel frattempo c'è stato un referendum che era per la pubblicizzazione dell'acquedotto,
i cittadini hanno vinto questo referendum, la regione cosa ha fatto? L'ha ignorato. L'ha ignorato, così come nel 93 è stato ignorato il referendum che toglieva i finanziamenti pubblici ai partiti. Hanno cambiato il nome, l'hanno chiamato i rimborsi elettorali e se li sono incascati comunque e sono aumentati. Invece per l'acqua in Puglia era previsto una diminuzione delle tariffe per rispettare il referendum, volontà che non è stata rispettata e questa tariffa in realtà è aumentata. L'acquedotto è ancora una SPA e quindi le promesse sono rimaste promesse. E fa profitti sull'acqua. Certo, è una SPA che fa profitti sull'acqua, invece l'acqua, che è un bene primario, senza acqua non si può vivere, dovrebbe essere garantita a tutti entro un certo termine. Un altro dei problemi che abbiamo in Puglia è quello dell'ambiente. Una regione che ha pagato dal punto di vista ambientale per l'Ilva di Taranto, Brindisi, e cosa è successo dal punto di vista sanitario? Vendola, sempre lo stesso, che faceva promesse in campagna elettorale di evitare la chiusura di ospedali e tutto il resto, ha continuato invece a tagliare in quel settore. La sanità, che è l'80% del bilancio di una regione. In sanità cosa è successo? Abbiamo avuto come assessore tedesco che era proprietario di un'azienda di protesi ospedaliere. Infatti c'era un periodo in cui venivano tutti operati, tutti la protesi firmata da tedesco, chissà perché. Poi si è dimesso ed è stato premiato nella scorsa legislatura in al Senato. Però lui aveva promosso la candidatura di un altro personaggio, questi sempre i soliti giochetti, che poi è andato parlamentare europeo e lui era il secondo. Eh sì, era secondo, il secondo, era passato al Senato, quindi c'era l'immunità e tutto il resto. La stessa persona che dice nella scorsa legislatura, per esempio al Senato, hanno discusso non so per quanto tempo, forse una quindicina di giorni, per la coda del cane, quanto la si doveva tagliare? Lo so perché è il mio vicino di casa. Allora, insomma, i cittadini ormai hanno gli strumenti per difendersi da tutto questo. C'è l'informazione che noi facciamo in rete, facciamo nelle piazze, negli incontri. Io con i miei colleghi sono stato in 4 paesi diversi negli ultimi 2 giorni per portare avanti le idee e le soluzioni del Movimento 5 Stelle. Idee che partono dal basso dei cittadini che si devono riappropriare delle proprie istituzioni. Perché quando i cittadini controllano l'operato di una pubblica amministrazione, solo se controllano, già l'amministrazione non può più rubare o estorcere, insomma, soldi ai cittadini, perché c'è sempre questo controllo, questo fietto sul collo. È un po' il lavoro che noi facciamo in Parlamento e che nei fine settimana raccontiamo per le piazze, ma gli ho raccontato del decreto IMU, Banca Italia, ad esempio da quando Renzi è diventato segretario del PD. I provvedimenti che sono passati in aula ci sono costati 10 miliardi di euro, 7 miliardi e mezzo alle banche private, 2 miliardi di sconto fatto agli evasori delle slot machine, che casualmente poi finanziavano la fondazione Chiletta, in cui c'erano un po' tutti. Quindi Renzi ci è costato già 10 miliardi prima di insediarsi, da quando è segretario del PD, e l'avete sentito dire qualcosa contro i soldi a Banca Italia, contro le slot machine? Non ha detto niente, è stato in silenzio, il PD in aula ha votato a favore di queste porcate. Quindi basta farsi imbrigliare in questa tela che crea il sistema, il partito di destra che si alterna a quello di sinistra, una volta fatta la destra, una volta la sinistra. L'abbiamo visto in Parlamento, noi da semplici cittadini, facendo una posizione onesta, concreta sui fatti, li abbiamo messi in crisi. Infatti sono stati costretti a utilizzare la forza con la tagliola, sono costretti a scatenarci contro tutta la stampa, come raccontava Maglio. Forse anche perché noi vogliamo, insomma, tagliare i finanziamenti ai partiti, sono soldi che noi vorremmo dare ai cittadini con reddito di cittadinanza, vorremmo aiutare le piccole e medie imprese. Siamo stati i primi e gli unici a dimezzarci lo stipendio, l'indennità e metterlo in un fondo per le piccole e medie imprese, perché sono il tessuto sociale dell'Italia, l'ha fatto qualche altro partito, l'ha fatto qualche altro politico, il fondo che è stato aperto da noi è a disposizione di tutti, ma nessuno l'ha fatto al momento. Noi gli abbiamo lanciato la provocazione, ma la loro risposta di solito è: ma io prima guadagnavo di più nell'altro lavoro, guadagnavo tanto, qua ci sto rimettendo invece di fare anche lì. Ma Sell ha dichiarato
Sì, ha dichiarato falsamente. Sergio Boccadutri, che diceva che il Movimento 5 Stelle dovrebbe rinunciare a Grillo, infatti sì. Io gli ho scritto, e voi mandate Vendola, iniziate da Taranto, che mi sta aspettando. E, però ieri una cosa sconvolgente, che ha detto... Se no, se aspetti due secondi, facciamo quelle domande. Così fai anche 15 minuti. Allora, quindi io vi invito prima di votare di informarvi, perché il cittadino informato che sa quello che succede, sa quello che fa la propria amministrazione comunale, è un cittadino che ha già fatto il 50% del lavoro, perché si rende conto di qual è la situazione attuale, che non subisce passivamente l'informazione deviata dei media, e che ha la possibilità di scegliere con la propria testa, ha la possibilità di contribuire all'idea del Movimento 5 Stelle, potete contribuire alle nostre proposte di legge in Parlamento, noi abbiamo un'applicazione dove mettiamo tutte le leggi e chiediamo conto ai cittadini, il cittadino viene sul sito, può commentare, emendare una legge, loro lo faranno addirittura per le delibere, loro lo faranno addirittura per le delibere in consiglio comunale, sarà la prima volta in Italia. Avete mai visto un sindaco che chiede ai propri cittadini cosa fare nelle delibere, cosa fare con i soldi pubblici, cosa fare con le tasse dei cittadini? Questa opportunità, attiviamoci e votiamo per il Movimento 5 Stelle, votiamo per le idee. Non facciamo prendere in giro dalle solite facce, dalle solite figurine. Ho visto qui che i candidati del PD sono uno già in Parlamento, quindi che farebbe sindaco e parlamentare, un po' come Renzi, un altro era ex assessore, un altro eletto alla regione ha subito cambiato partito, quindi insomma la coerenza è quella che dovrebbe pagare. Grazie a tutti. Qualcuno che faccia la velina? Emanuele, ciao, io sono Giovanni, faccio l'ingegnere e sono del gruppo di Enzo con gli altri candidati al Consiglio Comunale. Io in realtà mi è capitato spesso di lavorare a Taranto, io ho lavorato alla CMT, ho lavorato progettato per l'ILVA e ora sono una piattaforma di Itinera che è sempre sul lungomare. In realtà io progetto strutture metalliche, vengo chiamato, lavoro con un'azienda, quindi parlo. La situazione di Taranto è terribile, perché fra interessi vari, il gruppo Caltagirone ha sospeso i finanziamenti per la Cemento, quindi la Cemento sta chiudendo, così come sta chiudendo l'ILVA. Avevano provato a fare un tentativo. Come? Ah, ok. Ti conviene usare pensare quello perché c'è più uscita. Volevo farti una domanda brevissima alla fine. Cioè. Vai. Ma quello puoi spenderlo, c'è qualcuno che in Parlamento sta pensando a come fare per Taranto? Perché la situazione è molto complessa, perché da quello che io vedo comunque ci sono contratti già in stato avanzato, cioè là ci sono altri lavori da fare, capannoni, aeroportuali, stanno ancora costruendo, cioè nessuno se ne sta fregando nulla di Taranto. Allora quello che mi chiedo, c'è qualcuno che sta studiando seriamente la questione tarantina? E come lo sta facendo? Cioè, quali sono le previsioni? Perché in realtà è una bomba che secondo me ci vorranno 20 anni per modificarla completamente, perché è terribile. E questa è la domanda che ho te. Invece volevo fare una domanda a Maria anche. Invece in Europa noi abbiamo delle alleanze da fare lì, o anche lì andiamo a spada tratta contro tutti, o abbiamo comunque dall'altra parte del... che ti so dire, io non è che ne sappiamo molto di Europa, di... e due partiti politici europei, ma c'è qualche altro movimento simile al nostro in Europa che sta crescendo, con quale interloquire, con quale collaborare? E niente, poi un'altra domanda, ma com'è Castare da vicino? Cioè, io non volevo dire così. Grazie.
Allora, parto io perché io e Maglio abbiamo un volo alle 19, quindi noi fra 10 minuti dobbiamo andare, Emanuele invece rimane, quindi voi farete insomma, le domande anche a lui. Allora, per quanto riguarda l'Europa, in Europa si può formare un gruppo se ci sono 25 parlamentari che vogliono farlo, parlamentari europei che vogliono farlo. No. Sì, un nuovo gruppo chiaramente. Di 7 paesi differenti. Di 7 paesi differenti, ok. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che, cioè non è come nel Parlamento italiano per cui cioè, tu sei dentro un gruppo e ti allei quindi con un altro partito, no, lì è molto diverso, nel senso che si può creare un gruppo appunto composto da 25 persone di 7 paesi diversi su punti condivisi. Per esempio io e Maglio al Consiglio d'Europa che siamo stati 2 settimane fa, la prima primo atto politico che abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle in un ente europea che è appunto il Consiglio d'Europa è stato il reddito di cittadinanza ed è stato per esempio firmato da 20 parlamentari di 5 paesi diversi. Chiaramente noi siamo andati lì, socialisti, ALDE, cioè chiunque, abbiamo detto bene, questo è il basic income, vorremmo che spingere tutti gli stati affinché ci sia un reddito di cittadinanza per tutti in tutta Europa. Sei disponibile? Tu cosa ne pensi? Sì, per me va bene. Non a caso, infatti, tutti i paesi che hanno firmato sono stati Cipro, Grecia, Spagna. Già ci viene in mente qualcosa. Tutti quelli che fanno parte, che comunque non ce l'hanno e chiaramente hanno più difficoltà. Quindi noi chiaramente vedremo una volta che saremo lì dentro, su dei punti condivisi, chiaramente, visto che questo contribuisce anche ad avere più forza rispetto a essere in solitaria, su dei punti condivisi ci si potrà assolutamente dialogare senza problemi. Cioè, simile al nostro, in Spagna. Ma in altri movimenti dipende prima di tutto se decideranno di andare alle elezioni europee, quindi quello lo sanno loro, cioè noi chiaramente non lo sappiamo noi. Noi chiaramente come al solito, come anche in Parlamento italiano, noi andremo avanti per punti condivisi, quindi noi voteremo sicuramente i punti. Questo più o meno per rispondere alla domanda sull'Europa. Luca, se ci sono domande per me. Allora, se ci sono domande per Mario e Edere che devono andare via, tanto io poi resto qua, rispondo a tutti i tuoi quindi dopo la parte magari dopo. No, devi andare lì perché poi buonasera. Buonasera, scusate il ritardo. Niente, io vorrei fare solo una domanda riguardo Del Grosso, riguardo i tuoi parole. Io mi chiamo Trigiani Pasquale, sono di Bari, anche io ho votato tante volte la sinistra, anche questa persona che c'è fuori qua, De Caro, purtroppo mi sono disintossicato anch'io. È dal 2009 che voglio sostenere questa figura qua. Parlamento pulito, purtroppo è da lì che dobbiamo incominciare a combattere. Niente, ancora oggi sostengo il Movimento 5 Stelle, ho sostenuto Lello Ciampolillo e sosterrò anche il candidato sindaco Padre Vincenzo. Niente, uno dei loro è un mio amico di Torre Mare, Salvatore Girone, e siamo molto, vogliamo sapere qualcosa per loro perché le TV non crediamo più che il cavolo dicono, non ci fidiamo più. Intanto ha detto bene Vincenzo, tu sosterrai le idee del Movimento 5 Stelle, che è diverso. Allora, Imarò, hai detto bene, Daniele Grosso che ha seguito in particolare la situazione, tant'è che è lui che si è recato in India con la delegazione ufficiale del Parlamento. Noi non fidandoci più, come non ci siamo fidati quando si è trattato della Sarabaeva in Kazakistan, avevamo deciso di andare noi, non tanto per andare a incontrare Imarò,
che si può fare pure con una web conference su Skype, ma per andare a parlare con il governo indiano, con speriamo di incontrare il ministro degli esteri. Purtroppo, appena la situazione ha fatto un po' di eco, i parlamentari degli altri gruppi hanno un attimo alzato le orecchie, perché sapevano chiaramente che la questione era molto sentita, e siccome loro ragionano soltanto in termini elettorali, dovevano per forza fare qualcosa anche loro, dopo 22 mesi circa di immobilismo totale. E allora sostanzialmente siamo stati subito convocati da Cicchito, che è il presidente della Commissione Affari Esteri alla Camera, guiduista, e ci ha comunicato che avrebbe preferito, poi diventano super gentili quando c'è qualcosa che devono ottenere, che preferivano fare una delegazione ufficiale parlamentare di Camera e Senato, perché i rapporti istituzionali sono complicati con l'India, bla bla bla. Noi abbiamo scelto semplicemente di accettare, non perché abbiamo abbassato la cresta, ma perché crediamo che la situazione debba evolversi per il bene dei due ragazzi, La Torre e Girone, e quindi non volevamo correre rischi. L'unico motivo è stato quello, quindi abbiamo scelto di aderire a questa delegazione parlamentare. Andato Daniele, che ha fatto il viaggio con Schifani, Casini, Cicchizzo, è una roba incredibile, è tornato scioccato, è ancora in psicoterapia. E allora ci ha detto che i ragazzi li ha incontrati, ci ha parlato e ci dice essere, vabbè, a posto fisicamente, molto meno moralmente, ti riparlo francamente, non ho motivo di nasconderti nulla. Sono demoralizzati dal fatto che loro si rendono conto prima di noi di come per 22 mesi se ne siano fregati completamente di loro. Sappiamo che immagino sapete tutti, ci sono degli interessi economici, e parliamo della Finmeccanica con gli elicotteri, c'è una partita degli elicotteri bloccata, eccetera eccetera. Ma soprattutto c'è, come dico sempre io, una totale sfiducia, una totale perdita di importanza in termini internazionali del paese. Cioè, io mi rendo conto anche con il caso dell'Ucraina, no? È stato convocato una specie di consiglio dei ministri europei per discutere la faccenda in Ucraina, l'Italia non è stata neanche convocata. E noi saremo la prossima presidenza del Parlamento europeo. Quindi è molto grave come situazione, vuol dire che sostanzialmente non contiamo più nulla. Ma perché non contiamo più nulla? Perché abbiamo un governo che la totale instabilità, sia dal punto di vista della durata dei governi, sia di quello che fanno, sia dei personaggi che mettono. La Bonina sarà già ieri, sarà fatta fuori perché la scuola dei ministri non c'è. Ci sarà ora la Mogherini, una persona che, non lo so, io la conosco, non ci scommetto una lira. Però noi continueremo a tentarle tutte per il prima. Ti dico quello che abbiamo proposto, così andiamo sul concreto. Abbiamo proposto il ritiro di tutti gli ultimi ambasciatori europei dall'India. La Bonino ci ha detto che lei non poteva esporsi così con gli altri stati, cose incomprensibili. Detto questo, il nostro l'abbiamo ritirato in effetti dall'India, che è un segnale forte comunque, che è comunque un segnale forte. Chiediamo che rimanga qua ora, perché c'è chi dice è tornato e te doveva fare altro, te lo giuro che si vocifano anche queste cose, però noi abbiamo chiesto che venga ritirato definitivamente. Le attenzioni potrebbero essere quelle anche di espellere quell'indiano dall'Italia, ad esempio, però sappiate che queste sono mutazioni che vanno veramente al limite delle dichiarazioni di guerra, non sto scherzando, cioè ritirare un diplomatico è come dire non voglio avere più rapporti col tuo paese. Ora, noi non stiamo facendo una battaglia, vorrei che fosse chiaro, non stiamo facendo una battaglia come fa la Russia, cioè di nazionalismo puro, i militari non hanno mai colpe, no. Noi siamo dell'idea che i militari, come qualunque civile, devono essere trattati con rispetto dei diritti umani e internazionali. I due Marò erano in acque internazionali, questo ormai è conclamato da tutti i tipi di accertamenti che sono stati fatti, quindi vanno processati in Italia, poi possono essere anche colpevoli di omicidio, possono finire anche in galera per me. Non è quello il punto è che dobbiamo rispettare i diritti internazionali e i diritti umani, altrimenti siamo sempre nel livello. Daniele li chiama quasi regolarmente per sapere come va la situazione, quindi siamo sempre in contatto. Dal punto di vista giuridico, chiaramente, proprio poc'anzi leggevo sul fatto che l'India ha dichiarato che non intendono assolutamente subire pressioni per cambiare l'iter giuridico, ci mancherebbe altro, vorremmo quantomeno sapere di cosa sono incolpati, visto che non c'è ancora il capo di imputazione. Quindi loro sono chiaramente... c'è una campagna molto nazionalista in India per le elezioni politiche che hanno loro. Sì, poi c'è l'altra cosa incredibile, che questo attacco ai Marò
ci consegna una situazione per cui l'Italia ha fatto un'azione terroristica verso l'India. Se tu incrimini due militari di terrorismo, mi stai dicendo che il paese Italia li ha mandati a fare atti di terrorismo, quindi siamo dei terroristi per loro. Cioè c'è una situazione veramente incredibile, surreale. Detto questo, a me interessa dire che i due però stiano bene e che si rispetti il loro diritto, e su quello stiamo agendo. Poi non siamo al governo, quindi più di questo non possiamo fare, paradossalmente. Però. Tutto qui. Allora sarò ottimista, sono tutto artigiano di Bari. Allora una domanda, diciamo l'Europa, cosa chiederete all'Europa? Il patto di stabilità, di sforarlo, e poi come ci interfacerete con il nuovo governo Renzi? Allora sul patto di stabilità, premessa, uno dei sette punti del programma dell'Europea è proprio quello dell'abolizione del fiscal compact. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è che noi abbiamo pagato, abbiamo fatto i debiti quindi non vogliamo pagare, ma c'è un semplice punto interrogativo che è il seguente, cioè noi stiamo pagando un debito ma fondamentalmente stiamo pagando l'interesse su questo debito. Quindi non c'è nessun tipo, io però non posso fare sempre il discorso pessimistico, cioè non è giusto. Maglio si becca 6 applausi, cioè io vengo qua. Vabbè, comunque. No, siccome Beppe ha sempre detto andremo con i pugni sui tavoli. Certo che andremo con i pugni sui tavoli, cioè andremo con i pugni sui tavoli perché le alternative sono che o rimaniamo col cappio al collo o se no cerchiamo di trovare un modo per andare su e dire signori, noi così non possiamo affamare il nostro popolo, punto. Perché per me la priorità, visto che io non ho dietro nessuno, perché noi non abbiamo dietro le lobby, cioè non abbiamo dietro i sistemi, noi adesso ci stiamo trovando veramente a fare dei discorsi, andiamo contro l'evasione di alcune società delle slot machine. Io la settimana scorsa ho richiesto che la commissione antimafia venga a Reggio Emilia, perché qui si parla tanto l'Emilia Romagna è tanto bella e tanto brava, qui ci ritroviamo ad avere delle infiltrazioni mafiose incredibili, ci troviamo una volta alla settimana più o meno 10 giorni c'è una macchina che brucia a Reggio Emilia. Serie che stranamente fanno. C'è un quindi... Parlamento pulito in Europa. Ah beh, questo è una domanda. Io posso dirti che non c'è in Italia. Perché io lo vedo, questo proprio è chiarissimo. Quindi chiaramente quello si deve. Cioè si deve andare e battere i pugni, cosa che al momento in questi anni non è mai stata fatta. Ma non dico battere i pugni, dico anche informare le persone. Cioè sarei curiosa di vedere i giornali di 3 anni fa quando è passato il fiscal compact e il MES, che è stato messo in Costituzione e è stato votato. Io questa ricerca la voglio fare per vedere Repubblica, per vedere il Corriere della Sera, cosa dicevano quella giornata, mentre ci mandavano al macello. Sarei curiosa, quindi bisogna andare e bisogna battere i pugni. Semplicemente per tutelare noi, Beppe Grillo era d'accordo 3 anni fa con il fiscal compact e soprattutto non state dicendo niente per quanto riguarda l'uscita dall'euro, che è il problema fondamentale. Allora, l'uscita dall'euro, quello che vediamo, non state dicendo niente, è il primo punto. Quindi non credo che non sia, non sia che niente il fatto dell'avere un referendum. Però il referendum non si stanno raccogliendo le firme, sappiamo che non si può fare il referendum. No, allora, il cittadino deve... Noi stiamo facendo dei convegni con economisti appunto contro l'euro, come dicevo prima, contro l'euro e per l'euro. Bisogna vedere i vari scenari anche, cioè cosa vuol dire uscire dall'euro. Cosa vuol dire per esempio avere un'idea di eurozona A, eurozona B, quindi avere due tipi di euro diversi, un euro più debole e un euro più forte. Queste cose si devono valutare, cioè non è che possiamo dire adesso al cittadino bene, decidiamo di uscire dall'euro e di fare un referendum. Il cittadino prima deve essere informato e bisogna vedere i vari scenari. Presuntuosi, magari si potrebbe
far notare se c'è un modello già esistente in Europa al quale fare riferimento nel caso che il Movimento 5 Stelle non sia davvero, come io credo, voglio sperare anche, sia il modello pioniere della giustizia in linea generale, dico, a livello politico. In Italia, in Europa. Allora, se, da quello che ho capito, la domanda è se c'è un modello a cui. Allora, un'ipotesi di uscita dall'euro al momento non c'è mai stata, quindi un modello non c'è. Un modello effettivo non c'è al momento. Io decideranno i cittadini. Volevo fare una domanda sul capitolo quinto delle regioni. Aspetta. Tutte le domande? A te è sempre spento. Tutte le domande del mondo le fate al Manuele, così lo ammazzate. Noi ce le dobbiamo andare, purtroppo abbiamo un volo esercito da 3 giorni che siamo in giro per la Puglia e l'ultimo volo è quello che sta. Grazie. Come ho fatto in tutti gli altri, non sta finendo l'assemblea, continua, ci andiamo soltanto io e Edera. Vi lascio un compitino come ho fatto negli altri comuni. Se pensate che abbiamo sempre detto dobbiamo essere molti di più del 25% che eravamo, se la pensiamo così è complicatissima pensare di portare altri 9 milioni di voti. Pensate ognuno di voi di convincere una persona. Bravo. La matematica è la stessa, il risultato è lo stesso, ma è molto più facile pensarci. Una persona ognuno di voi, grazie. Allora, mentre salutiamo Mario Edera, continua a rispondere alle domande, però lui va via. Salve, Mimmo Giuliano, attivista del 5 Stelle, nulla. Abbiamo sentito parlare di Renzo Sconi che voleva modificare il capitolo quinto. Il capitolo quinto significa ridare il potere nuovamente allo Stato e toglierlo ai cittadini, nonché ai comuni e alle regioni. Sicuramente se le lotte di quartiere o di marciapiede, come si suol dire, avranno ben poco valore nel momento in cui il potere ritorna a Roma e di conseguenza anche a Bruxelles. Io penso che questa dovrebbe essere da parte vostra una lotta intensa nel mettere quantomeno dei paletti sul valore delle 5 Stelle, nel difendere le 5 Stelle, o meglio, loro vogliono fare questo per svenderci l'energia, acqua, l'ambiente, i trasporti e adesso anche sanità e scuola. Quindi penso che il capitolo quinto vada rivisto e corretto da come è stato proposto in precedenza. Grazie. Grazie. Allora, quando sono state le regioni della Costituzione italiana c'erano già le province, avremmo dovuto cancellare le province e tenerci le regioni, se questo era il ragionamento alla base. Invece si è mantenuto il doppio sistema, cioè le province con alcune competenze, le regioni con altre, poi lo Stato centrale, i consigli regionali, i consigli provinciali, le autoblu provinciali, quelli regionali. La nostra proposta, che è quella del programma, nei 20 punti, è quella di abolizione delle province in modo da mantenere un solo ente, la regione con le competenze, e i comuni comunque con le competenze sui rifiuti, sull'acqua, le competenze locali, i comuni e le regioni, in modo da ottimizzare i costi. Le regioni rimarrebbero le stesse? Allora, sanità, le province... Per esempio, giusto per capire, sanità sì. E turismo, che non sono sullo stesso piano. Sì. Voi come le interpretate? Sempre a livello regionale? Allora, quello della sanità è un problema perché sono l'80% del bilancio di una regione e se va lasciato alle regioni va gestito sicuramente in modo migliore, in modo più trasparente, in modo più efficiente. Quindi dobbiamo evitare gli sprechi delle province, dei consigli provinciali e tenere magari una regione però fatta in modo efficiente, fatta a 5 stelle, una regione a 5 stelle. Se la teniamo come quella attuale naturalmente è un altro spreco. In più, poco tempo fa è passata dal Parlamento la finta abolizione delle province, avete sentito parlare. Hanno fatto un decreto per abolirle, però in realtà restano lì, perché bisogna abolirle dalla Costituzione, con una legge ordinaria non si può fare. Le hanno solo svuotate e hanno creato in più le città metropolitane, cioè un altro ente intermedio ancora.
se pensate che in Italia ci sono 20 città che vogliono diventare città metropolitane e in tutta Europa ce ne sono di meno, cioè in Inghilterra c'è solo Londra, quindi diventa uno spreco eccessivo, uno spreco in più, quello delle proprie, da abolire le province si creano altri carrozzoni delle città metropolitane. Buonasera, sono Mario Liesco, cittadino Varese. Farei velocissime domande. La prima nasce da quanto ascoltato da Stefano prima, il quale asseriva che durante appunto la contestazione che si è sviluppata alla Camera per l'emendamento del banco, quella è la cornice, no? Ormai la tecnica l'abbiamo capita bene, spero tutti. Una bella cornice dietro la supposta, ok? Così vediamo solo la cornice. Questo è un po' smaliziati perché certe volte offendono proprio la nostra intelligenza di cittadini. Detto questo, diceva prima Di Stefano che l'applicazione della ghigliottina non è legittima nell'ambito della Camera. Allora mia prima domanda è: come mai non è stato fatto un esposto che potesse inficiare, no, l'applicazione dell'emendamento proprio? E questa è la prima. La seconda domanda è: cosa pensate dell'orientamento Tsipras in merito alle europee, considerando che il movimento di Tsipras ha una piattaforma che prevede come condizio sine qua non, come del resto noi 5 Stelle, il reddito di cittadinanza? Terza e ultima domanda, mi dispiace che non c'è Madetti, però ci sono, dovrebbe tornare, riguarda una problematica nostra, proprio della città di Bari, forse che anche lei conosce, portata alla ribalta negli ultimi tempi da un gruppo di giovani, di ragazzi, una cinquantina di ragazzi che hanno occupato la caserma Rossani. No? Il problema annoso della Rossani è ormai messo in evidenza da questi ragazzi, non ho individuato al di fuori della mia persona elementi del 5 Stelle in tutto questo, in tutta questa bagarre che comunque è servita e quindi vorrei chiedere perché la nostra assenza in questo. E praticamente i 13 milioni di euro, perché ho parlato poi con i presidenti dei due comitati costituiti sulla Rossani, i 13 milioni di euro che lo Stato ha messo, quindi il governo ha messo e ha disponibili, no, per la ristrutturazione della caserma Rossani, ovviamente non possono essere erogati fin tanto che comune e regione, qui mi interessava l'opinione e il concreto di Madetti, non presenti dei progetti, quindi non ci sia della progettualità con dei termini di attuazione, perché questi fondi, esclusi i 650.000 euro previsti dal 431 del luglio 2013, fermi lì da 8 mesi, d'accordo, non vengono erogati. Allora, poiché lei è un esponente ovviamente a livello di governo, e in questo caso abbiamo la fortuna di avervi entrambi, perché le due cose vanno messe insieme per avere una risposta concreta, e dovrebbe arrivare fra un po' l'esponente comunale o eventualmente regionale, vorrei sapere qual è l'intento pratico, no, su questo. Mi permetto di fare una piccola osservazione e chiudo rapidamente, perché è la prima volta che partecipo, non sono a un agorà, non sono un politico nato, però magari il mio consiglio da cittadino, vedendo l'ingresso stasera, siete partiti con la criticità, cioè criticità a Renzi, criticità a questo e criticità a quest'altro, va benissimo, però secondo me sarebbe meglio partire in queste riunioni per i cittadini da ciò che realmente all'interno del territorio e eventualmente a livello del governo si è realizzato e poi passare alla criticità, perché nel commercio di cui io mi occupo, d'accordo, si dice che bene o male l'importante è che se ne parli, quindi se noi usiamo un linguaggio critico indirettamente facciamo anche pubblicità a loro e non se la merita proprio. Grazie. La prima domanda era, insomma, sulla tagliola. Sì. La tagliola è una pratica, insomma, che è stata utilizzata per la prima volta nella storia della Repubblica. Alla Camera, al Senato è prevista dal regolamento, ma la Camera non esiste. Loro l'hanno utilizzata perché c'è una prassi che fu istituita da Violante. Violante che aveva minacciato diverse volte di usarla, solo che le opposizioni di allora finte si fermavano prima, quindi
si arrendevano e facevano passare il decreto. Per la prima volta della storia c'è stata un'opposizione che ha fatto il proprio lavoro, cioè l'opposizione fino in fondo, e loro sono stati costretti ad utilizzarla. Naturalmente noi abbiamo denunciato tutto questo tramite stampa e insomma ci stiamo vedendo anche di prendere iniziative verso il Presidente, cioè ne abbiamo chiesto le dimissioni, anche se non si può fare altro dal punto di vista tecnico quanto Presidente della Camera. Ma noi abbiamo proposto... Non è illegale la tagliola. Allora, non è prevista dal regolamento, quindi è una responsabilità che si assume il Presidente. Quindi c'è un abuso di potere. C'è stata un'imprecisione nel definirla da Di Stefano prima illegale. È legale perché nel regolamento non c'è. Se tu apri il regolamento, non è prevista dal regolamento. È una libertà che si prende il Presidente. Adesso, come dici tu giustamente, dobbiamo vedere legittima o legittima. Esatto, secondo noi potrebbe agire in tal senso. E quindi abbiamo proposto alla Presidente di dimettersi denunciando la cosa, perché è la prima volta che è stata usata nella storia d'Italia. Poi la tua seconda domanda era sul partito greco, stiamo facendo questa alleanza, è un partito di, insomma, di sinistra, centrosinistra, che ha delle sue proposte. Sono venuti anche da noi ad incontrarci alla Camera a discutere, perché volevano capire qual è il nostro programma, le nostre intenzioni. Solamente che non sono un movimento assimilabile al Movimento 5 Stelle, noi non facciamo alleanze nei comuni delle regioni e a livello nazionale, figurati se lo facciamo alle europee. Naturalmente se ci sono punti condivisi come il reddito di cittadinanza, si lavorerà nel Parlamento europeo e quindi insomma si porteranno avanti queste proposte, non c'è problema. Infatti noi quello che diciamo è una volta che saranno avvenute le elezioni europee, vedremo quanti sono quelli che sono d'accordo con i nostri punti e li porteremo avanti, anche perché a livello europeo, nel Parlamento europeo, non c'è il problema della governabilità o del governo, perché il Presidente insomma, del loro Parlamento varia ogni 6 mesi, tipo il prossimo semestre all'Italia, quindi il Parlamento è indipendente in un certo senso, può fare le proprie proposte, basta che vengano votate dalla maggioranza dei partecipanti. Quindi noi portiamo le nostre proposte, se ce le votano la maggioranza passeranno, se il reddito di cittadinanza nei programmi di diversi partiti, di diversi stati sarà realizzato, la vediamo come un'opportunità, però naturalmente non possiamo fare un'alleanza elettorale, sarebbe una cosa incoerente, anche perché noi non sappiamo loro come selezionano i candidati, noi chiediamo di avere la fedina penale punita, chiediamo che non abbiano fatto più di 2 mandati, loro lo fanno, questo insomma. Non possiamo mettere la mano sul fuoco. Poi tu avevi la terza domanda che era per Enzo. Io vi posso un attimino anticipare per quanto riguarda il discorso della Rossani. Noi chiaramente, al di là che proprio come movimento anche a Bari, adesso non so quanti di voi lo sappiano, abbiamo creato un portale sul quale tutti i cittadini potranno votare le delibere, quindi qualsiasi decisione sarà presa sulla Rossani, certamente saranno coinvolti i cittadini. Noi come Movimento 5 Stelle, chiaramente l'unico utilizzo che vediamo della caserma Rossani è un parco, perché diversamente non si può fare null'altro. Bari è una città che ha pochissimo verde, quindi certamente può essere un ulteriore comune. Cercheremo di riqualificarle, per cui ecco, si faranno dei laboratori piuttosto che dei comitati di quartiere, si possono fare dei siti per le mostre. Comunque, sostanzialmente la nostra posizione, così come quella per il nodo ferroviario a sud, tutti stanno discutendo sullo spostamento dei binari. Lì secondo noi c'è alle spalle una grossa speculazione edilizia. Noi siamo per spostare i fondi che hanno destinato a sud, stranamente, a nord, quindi nella zona di Palese Santo Spirito con l'interramento dei binari, e la zona sud si può tranquillamente fare un bellissimo bosco urbano, che altri non è che un grande campeggio dove si possono mettere alla fine tutta una serie di servizi che nella nostra città mancano. Un'area sosta per i camper, si possono fare impianti sportivi, possiamo fare delle strutture chiaramente ecocompatibili, che siano dei ristoranti, si possono mettere anche delle discoteche, quindi questa è la nostra visione della città di Bari. Chiedo scusa, ma i fini della Rossani, la risposta allora mi passa un po' evasiva, c'è una progettualità concreta affinché i 13 milioni presenti presso il governo quelli serviranno per fare, cioè dire io voglio fare un passo, scusami, nel momento in cui dai niente, no.
c'è un progetto, perché c'è un progetto che stiamo aspettando sti soldi e nessuno ha presentato il progetto, per questo il governo non li ha erogati. Il problema è tutti volevano fare il patto, ho capito, il problema è che cosa vogliono fare, perché di là forse non vi siete resi conto che tutti tutto vogliono fare ma tranne il parco, per cui presentano progetti perché ci vogliono fare i parcheggi sotterranei. Noi non vogliamo fare, noi presenteremo un progetto semplicissimo, un immenso parco, che è la cosa più semplice di questo mondo. Voglio 2 minuti a farlo, passo davanti con lui altrimenti stare riguardo la zona di Torre Armande, non si riesce a capire, anche il cittadino libero, di che comune fa parte, perché da Enzichetto, Santo Spirito, è stato fatto tutto bene, fino a Torre Questa, si è fatto tutto, da Mola in poi si è fatto tutto, Torre a Mare, da San Giorgio, da tutta la strada, dissestrata. Torre a Mare, cioè abbiamo un porto che non si capisce, cioè vanno i stranieri a giocare con i figli sulla sabbia, infetta, malata. Io per primo ho fatto una lettera all'ASL, alla circoscrizione, all'ASL Puglia, nessuna risposta. Questo signore che c'è fuori, che poi mi ha visto, ma mi sono girato, di cazzo. Abita Torre a Mare! Torre a Mare! 5 anni fa ha preso, lo scritto, no, ha preso per il culo i cittadini, i suoi compaesani. Torre a Mare è un disastro totale, cioè non si riesce a capire che comune faccia parte. Torre a Mare è un quartiere di Bari, chiaramente. Il problema è che questa amministrazione, così come le precedenti, hanno abbandonato tutte le periferie, si sono concentrate sulla zona centrale. Infatti nel nostro programma una delle proposte fondamentali è proprio quello di dare vita nuovamente ai negozi di prossimità a discapito degli ipermercati, diciamocela tutta, proprio per riqualificare le periferie, perché questi parlano tutti di riqualificazione delle periferie, in realtà non riqualificano niente. Per cui bisogna rivitalizzarle, come fai? Facendo in modo che la gente non si sposti più o si sposti il meno possibile, questa è l'unica possibilità. Quindi, e dopodiché per la manutenzione delle spiagge, cioè, questi rientrano nelle incompetenze dell'assessorato all'ambiente che abbiamo a Bari oramai da 10 anni. Purtroppo non c'è la raccolta differenziata, abbiamo un canile comunale che non ha né le autorizzazioni sanitarie né le autorizzazioni amministrative, per cui noi stiamo raccogliendo le firme per far ritirare la delega all'assessore Maugeri, venite a firmare perché forse è il caso che vada via. Uno dei tanti che 5 anni fa aveva detto faremo Torre a Mare come Miami Beach. Rossani dice che vogliono fare un parcheggio, possono fare un parcheggio sotto e un parco sopra, la caserma Rossani. Forse guarda, non ti è chiaro il nostro progetto. Noi abbiamo una mobilità sostenibile, per cui noi dobbiamo cercare di non portare le macchine in città. Se io vado a fare i parcheggi come qualcuno che ha fatto i fantastici ponti da 32 milioni di euro, De Caro, facciamo il nome, che porta le macchine in città, vuol dire che di mobilità non ha capito nulla. La mobilità sostenibile è quella che non ti porta le auto in città, ti lascia le macchine fuori e potenzia i servizi pubblici. Scusate un attimo, penso a proposito della Caserma Rossani, siccome noi siamo stati alla Caserma Rossani proprio per renderci conto della situazione in questi giorni di occupazione da parte dei ragazzi che l'hanno ripulita, la Caserma Rossani ha uno spazio a verde enorme, non è chiaramente agibilissimo perché va ripulito, risistemato, va meglio qualificato, però con una spesa minima questa ci consentirebbe un recupero in tempi medi a proposito delle possibilità. Dall'altra parte però la caserma Rossani ha anche delle strutture, sono degli edifici che possono essere pericolosi. In questo senso il Comune di Bari, che aveva minacciato
lo sgombero, è intervenuto in un secondo momento dietro pressione pubblica per mettere in sicurezza alcuni di questi edifici, ma altri che non necessitano di questo genere di interventi, i ragazzi li stanno utilizzando perché all'interno cittadini qualunque, noi, voi, chiunque volesse andare a organizzare corsi di musica, centri per dire sportivi, attività legati alla libreria, musica, anche per disabili, è possibile in autogestione. Certo, è un'esperienza che da noi forse è poco conosciuta, ma in molte città europee questo genere di esperienze hanno prodotto delle cose straordinarie. Bene, questi ragazzi hanno anche un'altra cosa detto quando è andata la Barbanente. A proposito, la Barbanente è l'assessore all'urbanistica della Regione Puglia, a proposito dell'articolo quinto. Sì, del capitolo quinto, pardon. Ha detto, questo è un posto meraviglioso, questi ragazzi stanno facendo una cosa meravigliosa, ora gli facciamo arrivare un po' di soldi europei, regionalizzati, il che vuol dire cominciare a fare quello che hanno fatto in tutte le realtà, sostanzialmente dove hanno messo le mani, hanno fatto carrozzoni, la giunta Vendola ha fatto carrozzoni per poter mettere dentro i figli dei figli, le persone vicine, gli appartenenti alle fabbriche di Nichi, e poi alla fine senza alcun concorso o senza possibilità, l'amico che sta qui a fianco, De Caro, insieme a un altro dei suoi amici, ha proposto di far entrare senza concorso 250 di questi cosiddetti precari scelti col sistema delle shortlist, non ve lo dico, ma è una truffa, per farli entrare così senza contratto e senza niente, farli diventare stabilizzati all'interno della regione, cioè pagati da tutti noi. Allora, questo sistema, i ragazzi che stanno occupando la Rossani hanno detto noi non lo vogliamo, ci autogestiamo, le cose si possono fare. Si possono fare con molti meno soldi, dei soldi, ora non vedo l'amico, il cittadino che prima, ecco, con molti meno soldi, perché loro hanno fatto anche delle rilevazioni, hanno fatto dei carotaggi sulla possibilità di utilizzo dello spazio per farne, come diceva giustamente Enzo, un parco con una serie di servizi intorno di carattere culturale e sociale. Allora, un progetto di questo genere è chiaro che ci vede favorevoli, ed è questo soprattutto perché non c'è quello spreco di risorse pubbliche che è una costante di tutte queste amministrazioni, di destra o di sinistra, a volte anche peggio, almeno per le nostre esperienze qua pugliesi e comunali, quelle di sinistra. Quando si tratta di mettere mano sui soldi e sprecarli per fare un favore agli amici degli amici, sono abilissimi. Prego. Pardon, non mi ero accorto, scusami. Ti devi avvicinare. Dunque, buonasera, mi chiamo Antonina Paleo e sono legale della Ericsson Telecomunicazioni. Volevo dire alcune cose in merito all'intervento del signore, in merito al discorso sulla precisione, sulla puntualità con cui ha fatto quella domanda, soprattutto sulla cattiveria con cui ha fatto quella domanda, perché è lo stimolo giusto e l'atteggiamento giusto che bisognerebbe avere per quanto riguarda le cose pubbliche, e non deve essere osteggiato, anzi deve essere favorito. Credo che il Movimento 5 Stelle sia un movimento che quasi sproni abbia voglia di farsi far male nel farsi fare le domande per essere beccati in castagne, ed è sostanzialmente anche il suo
il suo obiettivo, quello di trovare il modo di trovare e beccare in castagna certi personaggi. Quindi vanno benissimo quelle domande a cui bisogna dare delle risposte. Io sono iscritto al blog da l'anno. Perfetto. L'altra cosa che volevo dire era il comune di Bari è un problema che non è legato solo ai progetti. Il comune di Bari, così come la nostra regione, è un problema che è legato alle cointeressenze, ai rapporti d'affari che ci sono fra la politica e certo tipo di imprenditoria. Il problema è solo ed esclusivamente quello. Le idee ci sono, soprattutto per un movimento che chiederà ai cittadini di poterle anche veicolare, far conoscere, condividerle. Il problema invece sono le cointeressenze, cioè i rapporti d'affari. Allora io chiedo al sindaco, candidato sindaco, va bene tutto, va bene tutto. Di pure sindaco, tranquillo. Vabbè, ma non è guarda, io credo che non sia importante vincere o non vincere, io francamente sono molto attento a questi termini da tifoso calcistico che il berlusconismo ci ha instillato nella nostra testa. Il nostro problema ormai è che non ci si basa più sulle fonti, ci si basa sulle opinioni delle opinioni altrui. E questa è la morte di qualunque tipo di informazione. Il vostro compito è quello di favorire il ritorno allo studio delle fonti. La fonte è la norma, la fonte è l'intervento in Parlamento senza nessun filtro, in modo tale che ciascuno di noi. Nel codice civile c'è una frase che dice abusare la diligenza del buon padre di famiglia, cioè significa che nel codice civile le persone normali che non abbiano una cultura straordinaria possano capire di questioni di diritto e di questioni tecniche anche se non hanno la cultura per poterlo dire in giro. Tutti possiamo farlo, l'importante è che non ci facciamo. Questo è un assioma fondamentale perché tutti quanti si facciano come fa quel signore, domande imbarazzanti, domande crudeli a cui bisogna dare una risposta, perché questo sesto zelo andrebbe utilizzato nei confronti di tutti questi signori che si sono avvicendati in questi anni a rovinare la cosa pubblica. Questo è il problema serio. Quindi dicevo prima al candidato sindaco, io credo che tutti i progetti vadano bene, tutte le idee vadano bene. Io sono uno, in azienda purtroppo ci hanno insegnato a essere molto crudeli. Siamo colleghi. Nel senso che in azienda si va a verificare cosa è stato fatto, chi l'ha fatto e come l'ha fatto e che competenze ha. Per cui io le chiedo, dal suo punto di vista, credo che sia opportuno strutturare una task force, ecco, scusatemi il termine, di persone che vadano a indagare, uno, su tutti gli atti della pubblica amministrazione compiuti in questi anni, chi li ha sottoscritti. Li avevamo già fatto. Perfetto. Tanta buona volontà. Ma tanto, no, tanti parlo, sacrifici, non tante difficoltà. No, ma penso che ci sia un intervento spot, un intervento strutturato, quasi una sorta di programma di gestione della città, perché in questa maniera si vanno a colpire tutti gli amici degli amici. Vengono meno i rapporti di affari che ci sono con questi signori e automaticamente finisce il loro potere politico. Vanno denunciati, vanno scoperti soprattutto se ci sono state le nomine dei dirigenti delle aziende pubbliche, di quelle partecipate, chi li ha assunti, con quale inquadramento, con quale retribuzione, con quali competenze e con quali titoli. Si vanno a guardare e si denunciano uno a uno. Non è giustizialismo. È semplicemente andare a capire come sono stati spesi i soldi pubblici. Un attimo solo, poi finisco subito. C'è qualche altro? Sì, no, ma io la cosa che volevo dire è, a proposito della Boldrini, io non discuto che ci sia da parte della Boldrini il fatto che non ci sia un regolamento che sia applicabile o quantomeno. Il problema non è il regolamento, che ci sia o meno nel regolamento quello che c'è o che non c'è. Il problema è che la Boldrini ha fatto un abuso d'ufficio, perché non perché non ha applicato una norma che non è prevista nel regolamento, perché ha disatteso le sue funzioni costituzionali, che sono quelle non di dare un indirizzo politico, perché lei nella motivazione che lei ha dato, se andate ad ascoltare lo stream, la cosa,
ha praticamente detto: siccome sta per scadere il decreto, io devo entrare nel merito e farlo. Quindi il compito della Presidente della Camera non è assolutamente quello di fare valutazione di carattere politico. Lei ha persino detto: il decreto deve essere approvato, cosa che non è esatto. Può essere perfetto. Approvato. Quindi già questo bisogna capire se ci sono qui gli estremi, non nella non applicazione del regolamento. L'altra cosa e finisco, io vi chiedo semplicemente di fare una valutazione. Noi abbiamo avuto un Presidente del Consiglio nominato, che ha avuto diciamo adesso il mandato, ma come funziona brevemente l'elezione di un Presidente del Consiglio? No, ascoltami. Il Presidente viene nominato, poi passa alle Camere per ottenere la fiducia, quindi ottiene la fiducia. Perché questo, la fiducia finisca, occorre che o ci sia la revoca, o ci sia la sfiducia, quindi la revoca, la sfiducia, oppure che ci siano le dimissioni. I primi due casi sono regolati dall'articolo 94 della Costituzione, l'altro è regolato da quel documento che il tuo collega Fraccaro ha postato, questa legge costituzionale, dove è previsto che ci sia necessità di una motivazione per iscritto alle Camere, da presentare una motivazione per iscritto alle Camere. Noi oggi abbiamo un Presidente Letta che ha avuto la fiducia, non ha avuto la sfiducia, non ha avuto nulla dalle Camere, in quanto non è stato presentato nulla alle Camere. Come anche Berlusconi, come Monti. Però lì hanno avuto la mozione di sfiducia. Non si è presentato anche alle Camere. Hanno avuto il Parlamento, ha deciso, okay. Comunque ha deciso e comunque è stato presente, va bene, a maggior ragione è ancora un altro precedente. La cosa che chiedo è: vi sembra normale che adesso dopodomani il Presidente Renzi debba avere la fiducia per un governo che ancora non ha avuto la sfiducia? Cioè, vi sembra normale che un presidente che rappresenta io Renzi non l'ho votato, io voglio andare al voto. Ma ti voglio dire questo. Renzi rappresenta il 25% di un elettorato che è soltanto del PD, a sua volta. Ma queste cose le sappiamo, non è la scelta della quotata. Il problema è che adesso ce lo ritroviamo. Perfetto. Cioè, per le 2 euro date al PD. Io non sto facendo un commento, sto facendo una domanda, sto dicendo perché non insistete su questi aspetti nel momento in cui dovete agire menando, dando mazzate nel senso serio dal punto di vista legale. Ok, questo è soltanto quello che volevo dire. Allora, quello che hai detto tu in modo documentato, con i regolamenti, insomma, è tutto corretto, cioè Letta non ha avuto la sfiducia delle Camere, non è passato dalle Camere. Noi da una settimana che non vediamo nessuno entrare nelle Camere per comunicarci quello che è successo, quindi è già una cosa legittima, su cui hai detto tu che lo stesso Fraccaro, mio collega, che è in affari costituzionali, sta esaminando la questione, probabilmente avrà anche già pronte le carte per fare un'azione di denuncia, un'azione, insomma. Noi prima di fare un'azione ci pensiamo bene, valutiamo con i nostri legislativi, quindi questa infrazione la conosciamo bene, anche per il discorso del Boldrini, ho detto prima, semplificando un po', è l'arbitro che si è messo a giocare, cioè ha detto decreto deve passare, ma tu sei l'arbitro, non devi essere già dire questa cosa, non devi entrare nel merito. Ma la Boldrini purtroppo è messa lì e non è competente per fare quello che sta facendo. Nessuno, insomma, lei precedentemente era, insomma, le Nazioni Unite, quindi aveva altri incarichi, è stata messa lì come una figurina per contrastare noi, perché noi proponevamo alla Presidenza della Camera una persona pulita come Roberto Fico. Invece loro per contrastarci hanno dovuto mettere la Boldrini con tutto, insomma, il suo passato. Solo che nel ruolo non è adeguata, noi l'abbiamo detto diverse volte. Ma lei non è adeguata neanche quando noi facciamo un intervento. Quando noi facciamo un intervento, lei ci risponde: tu sei l'arbitro, non devi rispondere a me, devi rispondere al mio passato. Lei è continuamente infrangio il regolamento senza saperlo, perché non lo conosce nel dettaglio. È un problema, noi ne abbiamo già chiesto le dimissioni, porteremo avanti, insomma, tutte le iniziative del caso. Faremo sicuramente sia contro la Boldrini, come abbiamo fatto anche contro Napolitano, l'impeachment,
l'impeachment l'abbiamo chiesto perché? Perché tutti questi decreti che vengono fatti in serie sono illegittimi. La Costituzione prevede che i decreti siano usati in modo una tantum quando c'è un'emergenza, per stanziare dei soldi per un terremoto, per un'alluvione, non per fare cose ordinarie. Così stai togliendo potere al Parlamento, perché il Parlamento deve legiferare, il governo è il braccio esecutivo, solo eccezionalmente deve fare decreti legge. Quindi è un abuso continuo che si fa ormai da 20 anni. Infatti noi quando parliamo di onestà, perché? Perché noi vogliamo ripristinare la correttezza, cioè quello che prevede la Costituzione. Noi non chiediamo niente di rivoluzionario, noi vogliamo applicare la Costituzione così com'è, e oggi non viene fatto da tutti, dalla Boldrini, dal Presidente della Repubblica, dai Presidenti del Consiglio. È una cosa assurda, però è quello che fanno, quindi stiamo combattendo. Scusate un attimo quanto termino. Allora, quanto è nostra intenzione fare del comune una casa di vetro? Noi siamo stati, vorrei ricordarlo a tutti, noi siamo stati come gruppo di Bari i primi in Italia a diffidare un sindaco per un'illegale quota di raccolta differenziata. Per cui noi siamo abituati, con tutte le difficoltà del caso, io lo dico sempre ai signori che ci andranno ad amministrare, che comunque saremo dentro o saremo fuori, comunque dovranno continuare a confrontarsi con noi così come facciamo oramai da 6 anni, col buon Lello Ciampolillo. Vieni. Grazie a tutti. Scusa, così come ha fatto la bravissima Paola Taverna a dire a Berlusconi nei denti lei ha una faccia di bronzo, non si può dire alla Boldrini lei fa, è l'arbitro, non dovrebbe fare. L'abbiamo già fatto. Si è persa una mezz'oretta di parlamentari che si lanciava al pomeriggio. Io vi saluto tutti, saluto anche il collega carissimo. Grazie anche a tutti voi, anche perché mi avete votato e sono grazie a voi sono stato eletto portavoce al Senato. Vi ho portato un ricordino dal Senato, che è uno strumento di tecnologia avanzatissima che usano i partiti in aula da noi. Quella che vedete è una pallina di carta. Dovete sapere che PD, PDL, questa settimana il GAL, lo utilizzano molto perché per votare al Senato, a differenza di quello che accade alla Camera, da voi c'è l'impronta digitale. Da noi non c'è la possibilità di votare con l'impronta digitale, ma c'è la possibilità di votare con questa pallina di carta, che è fantastico. Loro la mettono lì e se ne vanno, si allontanano, stanno anche certe volte in aula, vanno fuori, oppure lasciano la pallina e vanno via, finché poi puntualmente il Movimento 5 Stelle a turno, lo faccio spesso io perché sto in alto dietro, quindi riesco ad avere sott'occhio tutti. Ieri ho postato un paio di video per chi ha il contatto mio Facebook della collega del PD Silvestro, che votava per Sposetti, che però qualche mese fa aveva utilizzato proprio questa pallina di carta, ma l'ha fatta anche il PDL. Loro, i pianisti non sono ancora scomparsi dall'aula del Senato, questa è una cosa gravissima, perché nel nostro ordinamento non esiste né il voto per delega né il voto in diretta a distanza, ma soprattutto, quindi è un atto grave quello, e poi lo fanno per prendere la diaria, quindi sempre i maledetti soldi, lo diceva domenica scorsa Alessandro Di Battista, è sempre una questione di soldi. Allora adesso siamo tornati a queste crisi extraparlamentari che vengono gestite negli antri oscuri delle segreterie del partito, dove l'unica preoccupazione di questa gente, di questa classe politica, è quella di evitare il confronto con i cittadini. Allora è questa la differenza del Movimento 5 Stelle. Noi siamo presenti in rete e nelle piazze e siamo sempre a disposizione. Ci trovate su internet, ci potete contattare direttamente sui nostri canali. Invece loro sono costretti ormai a nascondersi, non hanno più neanche il coraggio di presentarsi. Noi abbiamo questa opportunità adesso, un'altra opportunità che si presenta, che sono queste elezioni. Allora, perché bisogna votare il Movimento 5 Stelle? Noi a Bari abbiamo avuto questi 10 anni, l'ho ripetuto già domenica scorsa, di mancata amministrazione emiliana. Enzo ha ricordato che abbiamo diffidato il sindaco di Bari per la mancata raccolta differenziata. Noi siamo fermi a un tristissimo 25%, quando la legge prevede il 65%. Abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti
perché la mancata raccolta differenziata significa discariche, significa inceneritori e significa tasse per i cittadini inutili e significa consumo delle materie, perché noi portiamo in discarica tutto ciò che invece possiamo riciclare, ma l'abbiamo detto sempre, noi siamo per il progetto rifiuti zero. Questa vecchia classe politica, che ormai è una classe, è una casta politico, finanziaria, giornalistica, che invece di preoccuparsi della corruzione del mondo politico e della disinformazione che c'è nei media, noi siamo al 69esimo posto dell'informazione e non siamo neanche in libertà di stampa. In Italia internet è libera, la stampa è semilibera e siamo a semilibri al 69esimo posto. Allora noi in questo delicato momento politico, dove abbiamo avuto questo governo Letta, io l'ho detto più volte, questo governo di giovani vecchi, è stato anche contento che Beppe gliel'ha detto nei denti, ha detto sei giovane ma sei vecchio, ha ripreso quello che io avevo già dentro. Tutte le volte mi sono intervenuto per parlare e avevo anche detto in una delle ultime volte che Letta si era presentato in aula al Senato, gli avevo detto di questa grande fiction a cui stiamo assistendo, no? E avevo anticipato quello che poi in realtà sarebbe accaduto, perché quando Renzi, il furbetto di Firenze, il sindaco furbetto, aveva vinto le primarie, quindi per la segreteria del PD, aveva avuto una maggioranza bulgara, il che significava che tutti i padrini della vecchia politica avevano votato per lui e quindi non era per niente il nuovo che avanza, ed è la dimostrazione è stata che senza passare per le elezioni, quindi proprio contrariamente a quanto affermato da Renzi, che è una delle tantissime bugie, delle menzogne che ci racconta quotidianamente ogni giorno, avete già visto il video, e quindi praticamente assisteremo domani di nuovo a questo sempre governo di giovani vecchi che porterà l'Italia probabilmente ancora più in basso. Noi ovviamente non c'è bisogno neanche di dirlo, non daremo la fiducia, gliel'ha già anticipato nei denti il nostro grande Beppe. Quindi noi facciamo in modo che si godano la vaga illusione di questo momento politico, questi Franceschini, tutti questi nuovi ministri. Tanto a breve ci ripenseremo noi, ci penseranno i cittadini a mandarli tutti a casa. Buonasera a tutti, sono Margaret Brooks, quarta circoscrizione, giusto perché non so se ci sono carbonaresi da queste parti. Problemi piccoli, torniamo a un focus. Sono quelli che dobbiamo dove purtroppo ogni nostro cittadino, ognuno di noi deve costantemente avere a che fare. Carbonara, quindi la quarta circoscrizione, con l'Arento con Bari, il famoso numero 4. Problema filobus, non so quanti soldi abbiamo speso perché li abbiamo visti rifare. Siccome io ci vado da 30, io non sono una carbonarese, sono della Madonnetta, però ho sposato un carbonese e sono lì da 32 anni. L'abbiamo vista, abbiamo vissuta la filovia come non funzionava, non potrebbe funzionare, spero che se sarà sindaco o comunque avrà un ruolo nel comune, questo sono certa perché i voti ci saranno, sarà il caso che lei sia un nostro rappresentante, perché questa necessità di un collegamento certo ci sia. Problema di salte di corse, di violenza su chi è sugli autobus, sia nei confronti dei guidatori sia nei confronti dei passeggeri. Arriviamo a violenze terribili, abbiamo i quattro che scappano dalla sede centrale, cioè dalla linea normale, si rifugiano sulla circolazione e tornano indietro senza venire a carbonare. E siamo arrivati a questi perché hanno paura di essere picchiati. Piccolo problema. Per il Rosale, dove non sono informatissima, però so che mi avete detto ci sono dei locali che potrebbero essere utilizzati, molti dicono attività culturali, va benissimo, io sono in parecchie associazioni. Ma non culturali, ma anche... Sociali, certo. No, io ho pensato invece, ma questo è un piccolissimo suggerimento, l'abbiamo visto fare molto al nord, magari noi al sud siamo un attimino più in ritardo su questo, queste famose attività, che le new entry, cioè le nuove attività che cominciano, che non hanno la viabilità di pagarsi un fitto, una luce, una rete internet, cose del genere, possono entrare in questi locali con dei fitti magari molto sociali, cioè molto bassi, dove si fa diciamo, un laboratorio di idee per nuove aziende. È un piccolissimo problema. Grazie. Le rispondo. Grazie.
l'ultima domanda. Noi abbiamo già previsto. Su Carbonaro non so come siete organizzati. Allora, noi abbiamo previsto per una serie di mobili del comune. Sappiate che il comune di Bari ha 1.700.000.000 di immobili. È vero che c'è anche la caserma Rossani dentro, ma non vale 1.700.000.000. Per cui ci sono una serie di immobili comunali. Noi nel nostro programma abbiamo già previsto che i locali di proprietà del comune vengano utilizzati proprio per l'avvio di nuove attività, mentre per gli appartamenti, che adesso non si capisce bene a chi siano stati dati, perché ci sono anche dei terreni agricoli, quindi là si potrebbe anche favorire l'orto urbano piuttosto che una serie di attività a chilometro zero, e poi gli appartamenti possono essere utilizzati per l'emergenza abitativa, perché a Bari lo stiamo vivendo tutti più o meno direttamente o indirettamente, in questo momento c'è della gente che perde lavoro, non può più pagare il fitto, va per la strada, per cui a quel punto questi beni immobili possono essere ad immediata disposizione del comune, quindi non c'è bisogno di fare bandi di gara, graduatorie, cioè se uno sta per la strada, sta sotto il piccino, lo si prende e lo si mette in una casa che è di proprietà dei cittadini, quindi ricordiamocelo sempre. Quanto al trasporto pubblico, ho già detto prima che noi siamo per una mobilità sostenibile, per cui bisognerà a potenziare tutte le linee di trasporto pubblico, b bisogna innovare il parco pubblico, il parco dei mezzi pubblici. Dopodiché, per quanto riguarda la sicurezza, questo è un problema che credo il degrado sociale vada di pari passo con la crisi economica, per cui al di là di istituire, è un problema che esiste un po' in tutti i quartieri, però già cercando di trovare dei centri di aggregazione sociale dove si possono aiutare anche chi, le famiglie che in questo momento hanno più difficoltà. Comunque magari si possono su alcuni mezzi, visto che lei probabilmente è mia coetanea, prima c'erano i controllori, sì, benissimo, si possono i bigliettai, benissimo, si possono su alcune linee, si può prevedere il ritorno e i bigliettai, ma queste sono tutte proposte che alcune le abbiamo già previste noi, ma dopodiché vorrei ricordare a tutti che proprio nel nostro portale che abbiamo creato è, oltre al discorso di dare la possibilità a tutti i cittadini di votare le delibere, c'è proprio una sezione per tutte queste proposte che i consiglieri del Movimento 5 Stelle certamente porteranno in comune. No, prima lui mi aveva fatto una domanda su Taranto, aspetta, te la dico. Non ti vedevo più. No. Allora, tu dicevi il problema di Taranto come si risolve? Ti dico quello che ha fatto il governo, che il governo Letta, che sarà uguale a Lorenzo, perché la maggioranza è la stessa. Ha fatto 3-4 decreti sull'ILVA specifici o sulla terra dei fuochi, quello per la terra dei fuochi, prevedeva anche alcune bonifiche per Taranto. Decreti che in realtà, studiandoli, abbiamo scoperto che erano vuoti completamente. Praticamente si danno dei soldi per istituire dei commissari straordinari che dovrebbero bonificare, ma non si fa mai niente di concreto, sono dei decreti vuoti che sono passati così solo per stanziare alcuni fondi da dare ai commissari, quindi gli amici degli amici che vengono messi là. Pensa che addirittura nell'ultimo decreto, quello sulla terra dei fuochi, c'erano alcuni emendamenti che noi siamo riusciti ad abrogare in cui si volevano dare soldi alle aziende che hanno inquinato per bonificare. Quindi una cosa assurda, cioè tentare di riparare il danno a chi l'ha fatto. Sì, ma tanto è ancora sotto ricatto. Cioè, sì, è un ricatto. È sotto ricatto del Caltagirone, di Riva. Il Caltagirone che è legato a Casino e tutto il resto. Quello che bisogna fare è avere una visione a lungo termine su tanto, cioè dire cosa vogliamo fare di queste città per i prossimi 10 anni, 20 anni, ma anche della Puglia intera. Ripensare un po' proprio a tutto il tipo di modello economico, partendo dall'energia, sviluppando le fonti rinnovabili e riconvertendo alcune aree come quella di Taranto, perché l'acciaio, così come lo fanno a Taranto, ormai è una cosa vecchia, è la fabbrica di inizio 1900 e praticamente non ha più nessuna convenienza. I Riva avevano convenienza perché inquinavano e non bonificavano, facevano ricadere i costi sulla società, sull'ambiente, sui cittadini di Taranto che muoiono di tumore. Invece in altre parti del mondo ci sono misure di sicurezza per inquinare meno e quindi però sono costi che vanno sulla produzione. I Riva riuscivano a fare concorrenza alla Cina
Perché? Perché non bonificavano, perché inquinavano l'ambiente, quindi a discapito nostro, a discapito dei cittadini. Bisogna riconvertire, rivedere il mercato, perché l'acciaio non si produce più in quel modo, modernare, togliere l'aria a caldo che è quella che inquina di più, magari per un periodo tenere solo quella a freddo, produrre nuovi materiali, gli aerei non vengono più prodotti, insomma, né con l'acciaio né col ferro, sono nuovi polimeri, nuovi materiali più leggeri, ultraleggeri, che vengono prodotti in modo meno inquinante, insomma bisogna investire in modo produttivo, sia nella bonifica, che insomma nella produzione di nuovi materiali, rivedere l'economia. C'è anche la possibilità, come hanno fatto tipo a Bilbao o anche in Austria, di fare in quelle aree un parco divertimenti, quindi creare un altro tipo di economia completamente, sviluppare il turismo, non quello che pronta, è stato estirpato da tanto. È chiaro, dico, per questo ci vuole una visione a lungo termine, tu devi programmare. Quello che fa il governo è ogni due mesi fare un decreto urgente che stanzia solo soldi, che butta solo soldi e non risolve il problema. Questa è una visione completamente sbagliata. Noi ne discutiamo tutti i giorni quando abbiamo questi decreti, sia noi pugliesi che i ragazzi che sono in Commissione Ambiente, sono in contatto con tutti i gruppi dell'area ionica di Taranto, discutono con loro le soluzioni, perché sono i cittadini che devono dare la soluzione, devono dire cosa vogliono fare di Taranto. Taranto è un'area che anche a livello culturale potrebbe lavorare molto dal punto di vista turistico, se venisse bonificato almeno. Noi siamo stati i primi e gli unici forse parlamentari a far lavorare in piazza, così come siamo quando eravamo in 10 a parlare con i tarantini, c'erano le associazioni, i lavoratori che ci hanno dato le loro soluzioni, le loro idee, ci hanno espresso i loro timori, ci hanno detto quello che vogliono fare di Taranto. Cioè la parola deve passare ai cittadini e si deve permettere una programmazione, una lunga programmazione, non una visione mio padre, mio pedro della questione. No, io volevo dire un attimo che fondamentalmente per voi sfiduciare la Boldrini o quant'altro, non ci sono i numeri per sfiduciarla, perché poi tutto il resto dei partiti fanno gruppo. A me è successo in piccolo nel Varese, cioè l'altro giorno sono stata bannata da Filippo Melchiorre, Fratelli d'Italia, non mi ha risposto, non lo so perché, non gli ho detto niente di male, mi ha bannata, infatti gli ho detto cambia nome, Cugini PD è la stessa cosa. Cioè, poi mi ha bannato qualcuno del PD, Matarresi e lista civica, un po' tutti, cioè ignorata completamente. Ho solo chiesto perché avessero votato a favore del finanziamento, cioè quello come, no, di spiegarmi da cittadina in poche parole, dico che cos'è per voi questa legge che avete votato, il finanziamento ai partiti. Permetti, vabbè, scusate, no, dai, no, e gli ho detto, no, cioè, così, no, Melchiorre mi ha bannata, Matarresi non ha manco risposto, gli ho detto, visto che ci sei, caccia d'Ambroso per quella scena patetica, non mi ha manco risposto. Cioè alla fine penso che io ho dato il mio primo voto per protesta, poi perché ho sempre delegato il mio voto. Adesso in questi 11 mesi mi sto un pochino informando, non prendo per oro colato quello che dice il Movimento 5 Stelle, vado a vedere, a leggere, perché è importante, e poi dico, sai, siamo alle primarie questi giorni, magari decido anche di rivotare la destra, fammi un po' vedere, però poi ti ignorano, ti manco ti rispondono, e allora poi uno dice, ma scusate, ma come in che mondo viviamo? Cioè alla fine viviamo sempre nello stesso mondo. E poi la cosa più ridicola è che anche se io sono andata a leggere poi la bacheca di Sell, Sinistra Ecomostro in Libertà, proprio in Libertà, che hanno criticato, cioè loro poi si chiedevano che adesso noi con questo emendamento diamo potere alle lobby. Scusate, perché l'avete votato? Come? Perché lo hai votato come grandi partiti? Cioè alla fine. Allora io mi auguro per il bene dei nostri figli raccogliere quanti più voti possibile, perché poi quando sarà il Movimento 5 Stelle ad avere 300 deputati in aula potrà gestire, no? Funzionerebbe così, no? Quando andiamo al governo, lo spero per noi, non per voi, lo spero per noi. Abbiamo fatto un'applicazione sugli smartphone, ve la spiega velocemente. Allora, rapidamente, per favorire la partecipazione dei cittadini al movimento, abbiamo creato un'applicazione che si trova sui due market principali, quello di Android, che è il Play Store di Android, o quello per iOS.
è un'applicazione che permette di avere sotto mano tutto il mondo del Movimento 5 Stelle locale, quindi quello di Bari, dove c'è il sito web, c'è un'agenda, quindi con tutti gli appuntamenti che facciamo, c'è il collegamento al blog, c'è il collegamento a una funzione che si chiama Segnala, che permette al cittadino di inoltrare video, foto o testi direttamente al movimento, c'è la funzione Attivati, quindi qualora si vuole partecipare attivamente al movimento, perché solitamente ci chiedono ai gazebo come faccio ad attivarmi, noi abbiamo un gruppo che è Cittadini Attivi su Facebook, si compila un form che è presente sull'applicazione e permette poi di essere inseriti in questo gruppo, quindi lasciate i vostri dati reali, nome, cognome, telefono e quant'altro e venite invitati a questo gruppo. In più questa stessa applicazione verrà utilizzata successivamente per il discorso delle delibere, quindi quando saremo in comune vi arriverà la notifica della delibera e il cittadino potrà votare la delibera e partecipare con uno strumento, ripeto, che è semplice, che abbiamo quasi tutti ormai. Noi come ben sapete non riceviamo soldi di finanziamenti pubblici per i partiti, quindi questa applicazione l'abbiamo inserita su questi market che purtroppo hanno un costo di gestione, non sono gratuiti, ha un costo di 50 centesimi, questi 50 centesimi verranno utilizzati esclusivamente per finanziare la campagna elettorale, perché ripeto, non abbiamo soldi, quindi ci autofinanziamo. Non è che non li avete, rinunciate! Rinunciamo. Perché li siamo finanziati? È disponibile già sul market Google Play per quanto riguarda i telefonini Android. E in seguito sarà disponibile su, in seguito, pochi giorni, su l'iOS. Tutto qui. Grazie. M5S Bari. Volevo prima di tutto avvertirvi che il signor Ciampolillo e il signor Scagliusi hanno comprato 30 applicazioni a testa. Per un'altra domanda. Prego. Devi avvicinarti. Allora, vabbè, ho molte domande e già avete risposte, però io ci tengo, a molte domande avete già risposto tutti qua, però io voglio, immaginiamo che domani sei sindaco, no? Io me lo auguro. Allora, rispetto alla questione sulla sicurezza urbana che affligge Bari, sugli immigrati in particolare, insomma, il Movimento 5 Stelle come si può? Allora, per quanto riguarda gli immigrati, credo che noi siamo certamente per l'integrazione. Adesso non so quali precisamente siano le competenze del comune, quelle dello Stato, forse loro certamente lo sanno meglio di noi, per cui senz'altro il comune avrà delle competenze che si fermeranno, perché credo che i centri non sono di competenza comunale. Voglio ricordarti una cosa, che a livello umano al Ferrotelle stanno da 5 mesi senza acqua. Sì, ma indubbiamente noi siamo... aspetta al comune. Ho capito, stavo dicendo, adesso non sono le competenze quali... fino a quanto ci siano le competenze, tutte le competenze, noi siamo per l'integrazione, comunque un po' come per i cittadini italiani, perché alla fine noi non, per quello che mi riguarda, noi non facciamo distinzioni tra extracomunitari e comunitari, sono tutti cittadini a prescindere, per cui laddove c'è la possibilità per gli italiani